Attenzione, momento. Ci siamo? Momento della verità. Credo che sia partita la live, credo. Allora, aspetta, provo a confermartelo. Sì, dovremmo, sì, è partita. Esserci, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Eccoci! Ciao ragazzi, ciao a tutti! Buongiorno! Buongiorno a voi! Attenzione, arriva anche la presentatrice. Allora, Gigi, io ti fermo un secondo perché faccio una cosa al volissimo. Dobbiamo fare anche le storie, dobbiamo fare per questa super competizione finale. Arrivo ragazzi, arrivo. Che sette un attimo la miniatura della live. Ci metto un secondo. Benvenuti a, credo, l'appuntamento più atteso negli ultimi 8 mesi, G! Mamma mia! Eh sì. Quanto tempo? Sì, direi proprio di sì. Allora, giocherò ragazzi sui livelli di voce, perché sennò è un gran casino. Nel senso, durante la presentazione l'audio è troppo alto, quindi lo devo abbassare. Mentre durante le partite bisogna alzarlo, in quanto si sente più basso, è solamente una stringa di audio. Un secondo, ragazzi, settiamo tutto, facciamo tutto, partiamo al volo, ci godiamo queste 3 partite, perché oggi, se non erro, sono 3 partite, G. Sì, perché dovrebbero essere 2 semifinali e la finale. Esattamente. Sì. Arrivo. Io faccio al volo la storia e mi muto. Vai, la faccio pure io. Ragazzi, sta arrivando gente. Credo che ci sia addirittura il pop-up in game che dovete cliccare. Ah, tu mi sa non hai visto una cosa, Gino, te l'ho spoilerata. No, cosa? Allora, dopo apri la live e guarda l'overlay di Brawl Stars che c'ho scritto. Ah, hai fatto bene. Devo farlo per forza, ragazzi. Hai fatto bene. Devo farlo per forza, perché sennò non è possibile andare avanti. Sì, no, okay. Io ieri alla fine ho bannato proprio la parola pin, perché sennò era diventata... Che poi in realtà tutti dicono, ah no, le live sono andate bene solo perché la gente voleva sbloccare i pin. Ragazzi, io vi dico che nella mia live di ieri, perlomeno, c'è stato un altissimo... tempo di visualizzazione, quindi vuol dire che tutti quelli che poi sono entrati hanno guardato per un bel po'. Poi se la guardano. Beh, un contenuto come questo, come fai a non guardarlo? Assolutamente. Certo, ieri è successo di tutto, eh? Ieri, successo veramente, veramente di tutto. Ok. Panico. Io, ragazzi, panico. Ci dovrei essere. Attenzione. Yes, ci sono, ci sono, ci sono. La storia. Benvenuti a tutti, storia al volo la facciamo anche noi e oggi castiamo veramente roba interessante. Spero ragazzi che non lagga nulla, dovrebbe funzionare tutto, giusto? Yes, al volo, storia, anche perché come fai a non spammare una live così? Io sono veramente in hype per quello che succederà, ma già per quello che è successo ieri, io poi la live me la sono recuperata tutta, ragazzi. Ok, vado... Tac, storia. Niente, qui è tutto pronto. Siamo pettinati, c'è sta anche Gigi. Guardate la spilletta, sempre il domatore. Swipe up perché si tratta dei finali. Dopo 8 mesi, swipe up. Ok. Si mette top. Il link. Tac, incolla il link. E siamo live per queste finali. Ah, faremo anche i predict, Gigi, eh. Ma ci mancherebbe, altro. Abbiamo bella, una semifinale tutta quanta americana. Cioè Nord America contro Sud America. Contro Sud America. E una semifinale che io credo invece sia veramente top. E dovrebbe essere la prima che andremo a vedere in teoria. Tac. Tecnicamente sì. Tecnicamente la prima che dovremmo andare a vedere è SK Paris Saint Germain. Niente, subito così. Roba pazzesca. Mm-hmm. Allora, spero che non laghi. Ragazzi, sento un po' di casino, ma ci dovremmo essere. Attivo. Apri la chat. Mi serve il terzo schermo, G. C'ho bisogno del terzo schermo. Io considero che sto ragionando se riesco a mettere un quarto schermo. T'ho detto tutto. Per forza. Tanta c'è roba. Una stanza, tutti schermi. Buongiorno ragazzi a tutti, buongiorno ed eccoci buongiorno. Qua. Ed eccoci qua. Allora, voglio fare una piccola parentesi. Diciamo che comunque questi ragazzi hanno già vinto. Cioè, sì, anche è vero. Solamente partecipando alla giornata di ieri, si sono portati a casa. Gli spot comunque sono incredibili. Si sono portati a casa. Sono bellissimi. Questo vaccino è nuovo perché l'hanno cambiato. Si hanno fatto tutta roba nuova. Cioè, ieri ce ne sono stati alcuni. Questo non c'era ieri, per esempio. La prima volta lo vedo anch'io. Guardate, ragazzi, l'energia di Maxine. Attenzione. Ma si può comprare? La vendono davvero? Ma speriamo. Ragazzi, se si vede sfocato, uscite e rientrate, credo sia un attimo di lag. Speriamo che non laghi come fa di solito. No, io la vedo perfetta la live, io la tengo aperta e si vede perfetta. Ottimo.
Ci siamo. E stavo dicendo, comunque, sti ragazzi che in 8 mesi hanno accumulato i punti per arrivare a queste 2 giornate. Sì. La ragazza sta bevendo, figata. No, hanno, lo voglio anch'io. Hanno vinto, raga. Se sono portati a casa 100.000. Oggi si lotta per la gloria e per aumentare ancora di più il budget, perché i 4 team che si sono qualificati per la giornata di oggi, vincendo i quarti di finale, tutti quanti hanno la possibilità di vincere 125.000. Il sì. Secondo e il terzo. No, sì, il secondo e il terzo. Quindi chi passa. No, scusatemi. Il secondo va a 150.000. Terzo sì. E quarto 125.000. Il primo team, oltre a raddoppiare il budget iniziale andando a 200.000, vince anche le 3 modi con Gigi. 3 modi con che solamente loro 3 avranno in sì. Tutto il mondo. Speriamo che le diano anche Caster. Speriamo. Io, la speranza è l'ultima a morire. Ma è un po' difficile, però. Speriamo. Allora, posso dire. Non ce la meritiamo come loro, perché non ce la meritiamo, però sarebbe un bel regalo, dai. Sarebbe un bel regalo. Li abbiamo accompagnati, li abbiamo gastati esatto. In tutti i modi possibili, quindi è vero. Dai, ci può stare. Ragazzi, prima semifinale, PSG, team che ha vinto contro Nova China in maniera abbastanza schiacciante, lo possiamo dire, Gigi? Forse sì, tranquillamente. La finale un po' più netta, tralasciando le ultime due che sono state una situazione particolare. L'altro team invece viene da un quarto di finale, credo quasi una finale. Allora, lo dico qui e poi lo nego, vai. Ma quella partita, cioè COD Magic SK, è stata una delle partite più belle, secondo me, se non la più bella del 2020, e non sarà facile da superare in quanto a skill, giocate, difficoltà, cioè abbiamo visto, ti dico solo, ulti Carl che utilizza il gadget per partire e andare a fare gol in football, no. Cioè proprio un'azione di calcio filtrante, Carl che col gadget, cioè abbiamo visto delle cose pazzesche. Allora diciamo, però, che era il match, però, che stavano aspettando tutti, perché era una sorta sì. Di rivincita dopo tutti gli 8 mesi passati, no? Sì, di sì, finali, sì, sì. Un peccato vederla, diciamo, instant così, perché te la bruci subito. Poteva essere appunto una potenziale finale. Però certo, così innalza ancora più la qualità. Cioè, se parte a bomba certo. Subito, eccoli, stanno per partire. Manca un minuto, si giocano. Eh sì, perché sono già pronti. Sì, 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 sono già pronti. Un peccato, ragazzi, che non siano dal vivo, però per questo COVID giocano tutti quanti da casa. E abbiamo visto i problemi che ci sono stati, ma ce li lasciamo alle spalle. Speriamo che oggi vada tutto quanto alla grande. Abbiamo i ban, Brock addirittura e Colette. Brock, allora, diciamo che ieri i brawler più bannati sono stati Eugenio, Maxine. Però abbiamo visto anche Brock e Colette. Sì. Ma Brock, cioè, con un nuovo gadget è diventato incredibile. Io dico sempre in live, ma possibile che Brock aveva un gadget fortissimo, sono riuscito a fare un gadget ancora più forte dell'altro? Missile è OP, one shot alle persone, rompe tutto, lo può utilizzare ovunque, in qualsiasi parte, assedio, rapina, è veramente fortissimo. Devastante. Però questo significa che ci permetterà in teoria di vedere anche... vedete, ragazzi, con il pollicione, ecco, io l'ho scritto, eccolo, pure qua sì. Sotto, quindi ci potremo sbagliare, ragazzi, settimana prossima. Qua o qua? Sta lì, esatto, lì. E stavo dicendo, in teoria vedremo Ambra. Ci dovrebbe essere Ambra. Sì. Ma Ambra, allora, ieri è stata bannata una sola volta e sì. Quelle volte in cui non è stata bannata è stata vista pochissimo. Ok, quindi diciamo che con l'ultimo nerf non è detto che ci sia. È stata abbastanza si è sentito nerfata. Sì, si è sentito, il nerf si è sentito. Allora, io sto veramente in hype, perché, raga, non commento da ottobre. L'ultima volta che ho commentato è stato inizio ottobre per l'ultima finale mensile. E sono curiosissimo di vedere com'è cambiato il meta, quali sono le nuove comp. Perché qui, ragazzi, stiamo commentando e guardando i migliori giocatori del mondo. Brawl in 3D, sì. Let's go, Gigi, si parte! Attenzione! Genio, Spike, Maxine, Carl, Bea e Spike. Comunque comp molto interessante, io alzo l'audio. Diciamo che il Paris Saint-Germain ha messo proprio la comp meta per eccellenza. Cioè, sì, Bea col nuovo gadget, Spike che è stato potenziato, Carl col nuovo gadget. Sono fortissimi. Infatti partono quasi subito. Valo di Gap Days, attenzione! Valo, sì. Attenzione, però sappiamo bene la potenza degli SK. Secondo me ci aspetta una semifinale incredibile, Gigi, secondo me. Attenzione. Assolutamente. Hanno poca vita, potrebbe chiuderli YD, potrebbe difenderli, invece arriva il gol di Sight, 1-0, si parte per i PSG. Finito questo match. Sappiamo quanto sono forti, eh. Quanto sono forti Paris Saint-Germain su Football Brawl.
Bello qui il grab. Ma si salva. Guarda, Spike ormai è diventato devastante. IBSG subito con un 2-0. Attenzione, ragazzi. Allora, pronostici, discorso pronostici. Per quanto mi... Non mi sa che si riparte quasi subito, ma adesso faranno vedere qualche replay. Probabilmente sì. Un 2-0 molto schiacciante. Allora, per quanto riguarda, ragazzi, la mia speranza, io spero che vincano gli SK, più che altro come rivincita della vecchia finale. Perché la vecchia finale erano partiti come... nel termine, come favoriti, ma poi persero contro i Nova, Dispen, eccetera. Quindi, anzi, uscirono subito, mi sembra, quarti di finale addirittura. Sì, subito. Istante PSG. Adesso sono contro i PSG, ovvero il loro vecchio team, dove PSG hanno cambiato completamente tutto quanto il team. Quindi il roster. Sarebbe una rivalsa pazzesca. Spero che vincano. Però secondo me passano i PSG. C'ho sto presentimento. Vediamo. Allora, sicuramente in football mi aspettavo una vittoria del Paris Saint-Germain, anche se secondo me proprio gli SK hanno sbagliato in partenza con la comp, perché il Paris Saint Germain ha detto: il meta è questo, lo utilizzo e cerco di vincere. Sì, subito. E infatti, guarda, sono andati a cambiare, gliel'hanno copiata e di là vanno a utilizzare. Sì. Cioè, si aspettavano un change. Se l'hanno preso sarebbe incredibile. Mamma mia, Carla, assurdo. Attenzione a Skyrix, cerca di difendere Response. Che tra l'altro, ieri c'era Response. Mi sembra di no. Mi sembra di no. Hanno fatto un cambio. Quindi, fatto un change, sì. Immaginatevi, hanno studiato la comp dei PSG. Mamma mia, ragazzi. Oddio, dove l'ha messa? Dove l'ha messa, Gabdeis? Attenzione. Dove l'ha messa? Si parte subito con top giocate, top tiri. Quella tara potrebbe fare la differenza. SK in difficoltà. Attenzione, ricordo che è best of 5 di best of 5. Quindi ogni set deve finire almeno 3-0. C'è tutto il tempo, tutta la possibilità per recuperarlo. Achille fa un'ottima kill al centro. Attenzione, Cap Ace. Deve caricare la ulti per magari stringere il team avversario. Colpo su Carletto. E sono sul 3 versus 2. Mamma mia, sì, Gigi. No, rinasce adesso la Bea, ma... Cioè, raga, questi se giocano i sordi grossi, ragazzi, qui... Mamma mia. Devono giocare bene per la gloria, per il prize pool, per il team, per tutti i tifosi di team. Vabbè, il PSG comunque è rinomato per la Foot Brawl, eh. Parliamoci chiaro. No, ma io penso non l'ho mai visti perdere in football. Forse qualche giornata in particolare dove hanno preso le pizze contro gli Jupiter, ma perché magari erano proprio fuori forma. No, in football sono veramente degli schiacciasassi. Micidiali, ragazzi, micidiali, un qualcosa di incredibile. 2-0 così, questa semifinale iniziata benissimo per i PSG, però... Essendo un best of 5 di best of 5, sicuramente vedremo, oltre a 3 partite per singolo set, vedremo anche 3 set. Quindi parliamo di 3 modalità. C'è tutto il tempo per recuperare, c'è tutto il tempo per anche giocarla. Io ti dico che gli SK ieri contro i Code Magic hanno iniziato esattamente così, però in arraffa gemme. 2-0 netto dei Code Magic e poi hanno ribaltato la situazione gli SK. Potrebbe risuccedere. Non lo so, eh. Comunque, secondo me no, perché Paris Saint-Germain in football è troppo forte. Però, mai dire mai. Allora, è difficile vincerla in football. Probabilmente vedremo qualche ribaltone nei prossimi set. Comunque, fighissimo. Ne stiamo parlando anche prima. Il background dei ragazzi. Sono tutti quanti gialli, ragazzi. C'hanno sto cartonato giallo che a noi non ci hanno mandato. Sì. Fighissimo, mettete dietro. E sono tutti quanti giallissimi, illuminati. Sì, no, spettacolare. Comunque, al momento dopo partite, nonostante il PSG sia un team di Singapore, non so dove stanno giocando esattamente in questo momento, perché sono tutti e tre insieme, e gli SK è un team europeo, però sembra funzionare alla grande in questo momento. Sì, per adesso non ho visto colpi buttati a caso da parte di nessuno dei due team. Sicuramente i PSG non stanno avendo problemi. Gli SK nemmeno, penso. Difesa pazzesca di Dara su Maxin. SK molto in difficoltà, ragazzi, in Foot Brawl. Cioè, delle cose veramente inimmaginabili. Occhio. Guarda Sky il gadget X di Bea. Bea comunque in questo momento è veramente stroppi come brawler, come gadget, come tutto. Sì, guarda qui, guarda qui, guarda qui. Mamma mia, il Paris Saint-Germain in Foot Brawl. Dalla chat ci chiamano Wedigo Mortis, ma qui è difficile mettere Mortis, ragazzi. Non ho fatto così. Con una Bea che ti può counterare in 2 secondi, ma giocano troppo bene. Non riescono a muoversi gli SK. Occhio a Sight che prova a recuperare un po' di vita. Response potrebbe fare qualche danno con il colpo boostato, potrebbe addirittura one-shottare lo spike avversario. Ottimo il gadget di Skyrix.
situazione di stallo, ma sono già sull'1-0. Goal point, possiamo chiamarlo per sì. Golden goal. No, non è il golden goal, però. No, golden goal no, però set, cioè è proprio il set sarebbe. Ultimo cioè se vincono questi il set, sì. No, 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 ragazzi, totalmente di un altro pianeta. Totalmente mamma di un altro mia. Pianeta, ragazzi, 3-0 Instant Foot Brawl. Mamma mia, ragazzi, 3-0 Instant. Non so che cosa dire. Set 1-0 per i PSG. Nel frattempo ci tengo, ragazzi, a ringraziare Ferre per la finale, i quarti di finale di ieri. E ci colgo l'occasione per dirvi che potete recuperare i quarti di finale tranquillamente sul canale di Gigi. Ve lo dico, molto più, se andate nelle tendenze, trovate la live addirittura nelle tendenze. Quindi passateci, che sono stati quarti di finale incredibili. Sì, infatti, che poi, tra l'altro, io non ci avevo fatto neanche caso. Secondo in tendenza, così con la live Spam, è stato pazzesco. Sì. Vabbè, ci sta. Con Brawl. Cioè, dopo 8 mesi di hype creato per sta finale, per forza, ragazzi. Cioè, mancava. Allora, io non ho chiesto un like. Mi raccomando, ragazzi, il like è gratis. Iscrivetevi, campanella. E ricordo, giusto così al volo, tra un set e l'altro, eccetera, che oggi, anzi in realtà domani mattina credo alle 9, finisce il vecchio pass, inizia il nuovo pass. Quindi se volete utilizzate il codice Gigi, il codice Grax per acquistare il nuovo pass. Se siete diciamo dei pass addicted al game, io lo farò e probabilmente faremo anche una live bots. Allora, secondo match, siamo in assedio, quindi si parte Foot Brawl, assedio. Questa è la mappa, se non ricordo male, presente all'interno del game, c'era ieri? No? Mi sa, oddio, non so se c'era ieri, però ieri l'hanno anche giocata, quindi c'è sempre, anche nel competitive. Ragazzi, questa mappa potrebbe essere molto interessante, attenzione. Abbiamo Garl, Maxine e Genio, quindi brawler abbastanza standard. Dall'altra parte c'è un Beryl che potrebbe essere abbastanza solido e buono contro Maxine, però se Achille se la gioca bene la può comunque difendere. Assolutamente sì. Vediamo come gli SK comunque siano rimasti fedeli, se vogliamo, tra virgolette, a Maxine. Mentre il Paris Saint-Germain non l'ha praticamente mai utilizzata, se non sbaglio. Ed è uno dei brawler più forti, eh? Maxine, ragazzi, sì, è veramente Maxine fortissimo. Maxine attualmente, sì. Nonostante il nerf, comunque non sono riusciti, ragazzi, Supercell a toglierla dal meta. L'hanno bilanciata, diciamo, non è più stra OP come prima, che si utilizzava in qualsiasi tipo di mappa. Buona prima la difesa. Era troppo. Ci può stare con il colpo che rimbalza sul muro. Non hanno subito neanche un per cento sulla cassa. Neanche un colpo. Buona giocata. Però comunque i PSG, ragazzi, hanno il mid. Non riescono a farli muovere. Sì, sì, sì. Incredibile. Grande giocata di response. Mamma mia. Il bellissimo il grab di Skyrix. Attenzione. Comunque loro si ricarica anche la ulti. Se riescano a prendere qualche bullone, potrebbero ribaltarla sul finale. Perché ricordo che la serie è molto facile da ribaltare sul finale con l'ultimo robottone, quello che ti dà un po' più di stabilità con tutto il push di tutto quanto il team alla fine. Response con Beryl sta facendo una partita pazzesca. Riesce a chiudere Maxine, non riesce a farla muovere. Carica la ulti al momento giusto, la fa. Cerca di killarlo. Occhio, arriva un robot, ragazzi, abbastanza potente, di 8 livelli. 8, sì. Anche se comunque viene questo difeso. Totto. Non viene neanche sì, No, riescono a difenderlo, no. Devono prendere subito il mid. Anche perché sono sul 3-3. Attenzione. Sì, sì, no, infatti il Paris Saint-Germain non ha rischiato il push. Hanno pensato più a tenere il mid, secondo me giustamente. Buonissimo il grab, attenzione! Potrebbe essere la chiave di volta del match quel grab. Ma response, ragazzi. Come sta non è mai morto, bullone, mi sa, morto adesso. Achille a 33. Attenzione, potrebbero ribaltarla. È vero che ancora la distanza dei bulloni è abbastanza importante. Sono sul 6-6, devono prendere quelli laterali. Gliela spawnati una a destra e una a sinistra. E non ce la fanno, ragazzi, perché i PSG vanno con un robot di livello 7. Mamma mia, come si sono svegliati quest'oggi i PSG. Pazzesco. Un inizio incredibile. Quindi occhio pazzesco all'investimento del team PSG su questi tre ragazzi che, ricordo, hanno sempre vinto il loro girone. Perché molti potrebbero... No, lo dico dopo sta cosa perché ci vuole troppo tempo. Nel senso, molti potrebbero dire, ma il livello di Brawl Stars è basso, magari si vede qualche giocata che non è proprio top nelle finali. Ragazzi, parliamo di una finale, c'è sta emozione, non è semplice giocare... queste partite qua. Però parliamo comunque di player che vengono da 8 mesi di partite, sfide in game, qualificazioni online e finali per prendere punti. Quindi c'è, è gente che ha vinto nel tempo, che ha saputo mutare insieme al bilanciamento, i bilanciamenti al meta, al meta e così via. Cioè sono player veramente forti. Sì, no, assolutamente. Diciamo che
negli ultimi tempi Jupiter aveva preso un po' più il sopravvento. Infatti mi sembra che alla fine gli Jupiter fossero passati come primi e il Paris Saint-Germain come secondi. Vero, se vero, non vero, sbaglio. Però parliamo di due team pazzeschi che sta infatti dimostrando il Paris Saint-Germain che il livello è altissimo. Non cambiano, Gigi, non cambiano. No, nessuno dei due. Qui vanno contro un muro. Cioè, è veramente rischiosissimo perché quel Barry, ragazzi, non... è indistruttibile. Non lo levi. È indistruttibile. Cioè, è morto solo una volta, è morto, eh? È veramente fortissimo. Allora, cerchiamo di capire la situazione. Carl non sta contro Carl, ma in questo momento c'è una comp di Carl e Genio Fissi. Ma i PSG riescono sempre a fare il robottone. Mm-mm. Non so se magari sono più bravi a capire dove spawnano i bulloni. Ma al momento, ragazzi, non sbagliano un mid, non sbagliano una situazione. Occhio il bullone laterale, devono cercare di fare almeno un robot. Gli SK se vogliono provare a reperirla, che grab ha fatto Cap Days. Buono il grab di Skyrix, ma la ulti è prontissima per andarsene. Sì, si sta tenendo sempre la ulti, sia un po' per pushare, ma soprattutto per scappare dai grab di Skyrix. No, grab sbagliato. Poteva essere veramente interessante. PSG che fanno anche il secondo. Credo, non lo penso di sì, perché sono sul 6-4. Sì. Fanno anche il secondo. Stavolta dovrebbero avere un bullone in più rispetto a prima. E, non, e invece gliela pareggiano pure. Perché vanno sul 4-3 sull'ultimo robot. Sì. PSG incredibili in questo momento, ragazzi. Non stanno sbagliando niente. Food Brawl perfetta, 6-0. Tutti i robottoni rossi in questo momento. Buona la difesa. GG a grab. Però forse hanno grabbato l'unico brawl. Brawler che non devono grabbare. Sì, cioè, esatto, di nuovo ci prova costantemente. Non lo so. Cioè, io non so se state guardando il fatto che grabbano Beryl e Beryl sì. Tutti ritornano nel mid. Di continuo. No, vabbè, ragazzi. Cioè, veramente assurdi PSG in questo momento. Siamo sul 7-7. Potrebbero fare però l'ultimo robot, credo, perché dovrebbe esserci il tempo per fare 8. Però, secondo me, con un Beryl che può fare la ulti. Con un genio che se carica la... Aia, hanno sbagliato il grab. No, ha sbagliato il grab. Con Carl che può far rimbalzare il colpo e genio che grabba il robot. Io credo, ragazzi, che non ci sia storia. Quel 44%... Va bene, neanche se è avvicinato. Neanche arriva. Ragazzi! Neanche si è avvicinato. Hanno fatto un po' di danno loro con i brawler, ma... non è bastato. Mamma mia. Cioè, io non so che cosa stiamo guardando, ragazzi. I PSG sono disumani. Cioè, Gigi, analizzando il quarto di finale che abbiamo visto ieri. DSK contro Codemagic. Cioè, i PSG stanno dimostrando una superiorità in questo momento disarmante. Pazzesca. Sì, disarmante. Mamma mia. Non, cioè, sincero, non me lo sarei mai aspettato, eh. Li vedo ancora tranquilli gli SK, quindi... possono anche magari dare quel colpo di reni e provare a rialzarsi. Speriamo, ragazzi, speriamo di vedere qualche match in più, perché sennò veramente la finale finisce in 2 secondi. Infatti. La voglio gufà, però secondo me il livello di questa semifinale è di un altro pianeta rispetto all'altro. Ma lo vedremo, perché poi magari ci saranno dei ribaltoni anche per quanto riguarda la finale. La cosa bella, l'abbiamo detto prima, è che l'altra finale è tutta quanta americana. Abbiamo gli Ints latinoamericani contro i Drybred, che sono, se non erro, vecchi Omen. Gigi probabilmente mi correggerà, perché hanno cassato tutte quante, diciamo, le finali mensili della parte americana. Sì, diciamo che... ma più che altro sono stati premiati perché erano gli unici che non hanno mai cambiato team, non hanno mai cambiato nome, non hanno mai dovuto resettare i punti. Quindi sono stati più È stato un acquisto costanti. Così, tac, si sono presi tutto il team. E poi però arrivano i Drive che si sono comprati il team e vabbè. Vabbè, i Drive non potevano mancare per questa finale e hanno acquistato un team buono anche perché sono ai quarti. Semifinale, sì. Si stanno giocando anche il secondo giorno. Niente, ragazzi, i PSG che stanno dominando il lungo e il largo. Si sono messi addirittura un Frank e gli SK per provare a fermare magari con una comp un po' più solida. Il robot sicuramente se la giocano. Carl Jaggi Frank. Sì. Ma può resistere contro una delle comp meta Carletto Genio che è fuori di testa? E bene. Io avrei tentato più magari uno Spike, non lo so. Poteva starci uno Spike, qualcosa... magari sì, contro il Beryl poteva funzionare. No, vabbè, ragazzi. Guarda, Carl fa fuori 1v1 Jaggi, cioè non esiste.
La ulti Carla di Respons, è troppo forte in questo momento. La ulti di Respons che rimbalza tra i muri e distrugge totalmente Frank. Cioè, hanno sprecato completamente l'ultima possibilità. Sì. Peccato per il grab di Cap Days. Siamo sul 5-2 anche per quanto riguarda l'ultimo robot. Questo dovrebbe essere il secondo. Qualcuno prova ad allontanarsi. Il robot viene colpito, non dovrebbe fare tantissimi colpi. Però si è portato a casa un 20%. Grab perfetto, ma giocano, ragazzi. Mamma mia. Con una precisione pazzesca. Voglio un attimo vedere se potrebbe essere possibile un ribaltone, una riapertura della partita. Ma no, si sono dimenticati. Questa mi sembra anche più. No, si sono anche arresi. Questa mi sembra addirittura anche più netta delle altre. Si sono addirittura fermati, ragazzi. Cioè, non c'è proprio storia. 2-0. E hanno il set point PSG per andare in finale con un 3-0 schiacciante contro gli SK. Tra l'altro, ricordo, ultimo team europeo a giocarsi questa. A giocarsela, sì. Questa competizione. E niente, ce l'hanno fatta. Pazzesco. Probabilmente non la chiuderanno. Invece mi sa che la chiuderanno addirittura al 100%. Cioè, proprio non lasciano. Sì, forse sì. Mamma mia. Pazzesco. 2-0 netto. Ragazzi, non so che cosa dire. Siamo di fronte a un team solidissimo. Davvero GG. E questo non va a giustificare il quarto di finale di ieri. Pensavo fosse una finale, ma non è così. Perché VSG sono di un altro pianeta in questo momento. Niente, li vedo in difficoltà. Però magari, ragazzi, sul terzo match speriamo un 2-1, poi un 2-2, un 3-2, magari sul finale che si giocheranno. Diciamo, io tifo sempre per l'intrattenimento, spero sempre, ragazzi. Sì, che, certo. I giocatori possano, diciamo, tornare in forma e spaccare per gli ultimi match. Te, Gigi, che dici? 3-0? Sì, secondo me sì, a questo punto sì. Cioè, più che altro perché non hanno chiamato un robottone, non hanno fatto un gol. Veramente. Guarda quanti bulloni, guarda la differenza di bulloni. L'hanno presi tutti. Li hanno presi tutti, ragazzi. 300.000. Cioè, i danni un terzo in più, ok, le kill pure, però i bulloni sono pazzeschi. Ragazzi, lo chiedo anche alla chat, fidelizzo anche alla chat. Fateci sapere la vostra. RIP SK, leggo. Attenzione. Ok, ricercati. Ricercati. Mortis, qui potrebbe esserci la comp. La comp che diceva a me, ragazzi, non è che mi piaccia più di tanto, però è la comp, più utilizzata al momento, quella di Mortis, Bo e Iris. Vedremo se entrambi i la utilizzeranno, perché vedere tre partite, ragazzi, con Iris che spawna il colpo... Ma io ti dico, qua andremo a vedere, secondo me, Bea sicuramente, Bea Tick e qualcun altro, e Carla. Invece Carla. E Bea no. Comp meta. Ma Bea qui, non lo so, io Bea qui l'avrei messa sinceramente. Secondo me è il discorso quello che faccio di solito io, che dico, cioè Mortis è un buon brawler, ma è un brawler molto rischioso. Cioè, se gli avversari ti sanno counterare, non ti muovi con Mortis. Quindi sì, diciamo, preferisce andare a scegliere un match, una comp un po' più tranquilla, più standard, per giocarsi al meglio la partita. E qui hanno fatto la lettura giusta, perché hanno comp abbastanza standard. C'è Maxin che potrebbe gestire Stecca, anche se Stecca ha una reazione molto forte, quindi Stecca worka citando Ferre. Ieri gliel'abbiamo fatto dire, la chat è impazzita. È diventato un meme, Ferre, grande Ferre. Grande il graph, ragazzi, di Gardeis con Sight dietro. Eccoli che riesce qua a chiudere completamente il brawler. Però c'è un altro graph, quindi si daranno battaglia con i graph. Mamma mia, la situazione è difficile, ragazzi. Stecca colpisce la distanza, Maxi non riesce a muoversi. Ulti poteva essere fatta probabilmente meglio. Achille deve andare già a pochissima vita. Mamma mia. Più che altro, se la controllano così per gli SK sarà difficile ribaltarla. Io la vedo difficile. Non lo so. Penso sia un 3-0 da parte di un team veramente pazzesco. Achille prova a spingere Sight. È vero che la ricerca può sempre cambiare sul finale. Bastano 3 secondi per ribaltare una ricercati. Però certo, hai Skyrix che ha pochissima vita, deve aspettare, deve recuperare life. YD cerca di riprendere life con la star power del genio. Arriva il push, attenzione, 14 secondi.
Deve esserci il grab, non arriva il grab. Non arriva. Anzi, contro arriva grab. Arriva il contro grab. 1-0 PSG. Mi dispiace, ragazzi, porterò sfiga io agli SK. L'anno scorso l'abbiamo castati con Nemos, a cui mando un mega kiss. Oggi ho il piacere di ricastare la finale mondiale, ma gli SK non me workano, raga. Gli SK, non è possibile. È la seconda volta che vedo perdere Wade in finale. Signor Grax, ieri hanno vinto contro i grossi favoriti. È vero. E oggi mi stanno perdendo così. C'è qualcosa che non va. Sono più forti i PSG. A sto punto mi dispiace non vedere i vecchi Animal Champuro, che anche loro erano presenti nella vecchia finale, ragazzi, del 2019, e furono la rivelazione di tutto quanto il torneo. Furono pazzeschi, perché tutti quanti li davamo come sconfitti. Se non ricordo male, proprio gli Animal Champuro buttarono fuori i vecchi PSG, cioè i nuovi SK. Mi sa di sì. Mi sembra di sì. Sì. Io non l'ho vista, non la guardai, però quando ho riguardato un po' le cose mi sembra... Ragazzi, veramente un peccato. Veramente un peccato averli persi. Oh, magari la rivelazione saranno proprio gli Inside Dry Bread. Vedremo dopo. Ora godiamoci, ragazzi, questo secondo match di questo terzo set di ricercati, che se va sul 2-0 per quanto riguarda i PSG, a quel punto si mette male. Ella sì. A quel punto si mette... Già è messa abbastanza male la situazione. Però vedere Achille che ripiazza Maxine, non so quanto sia giusta la cosa. Non l'ho capito, no, non l'ho capito neanch'io. Hai visto che con Stecca ti riesce a zonare, perché una mappa del genere fai tutti quei rimbalzi, però... Sbagliato, ulti di Stecca. Cioè, sì. Sembrano proprio viaggiare su un'altra frequenza, non... Non c'è storia. Guardate Stecca, ragazzi, come zona, guardate come riesce a colpirli sfruttando tutti quanti i rimbalzi, quasi una doppia! Skyrix, 48 di vita! Vabbè, dai, raga, incredibile, response. Ma che sta a fare? Ma che sta giocando sul velluto. Non è morto nemmeno qui. Hanno fatto full team. E se ne sono pure riannati. Madonna. Cioè, io sono senza parole. Oh my god. 9-3. Hanno una ulti a favore, Genoa deve ancora caricare, Cap Deis potrebbe farla. Probabilmente sta chiamando Response oppure Carletto ad avvicinarsi. Sì, Carla c'è anche la ulti. Però certo, sprecare una ulti in questo momento non è che ha molto senso, sanno... Invece l'ha fatta, l'hanno killato, stavano 6 stelle su, un altro grab. Ma come fanno a caricarsela così veloce? Cioè, io sto vedendo grab su grab, no? Cioè, ok, un altro grab. No, vabbè. Niente, Response non muore. Mamma mia. Pazzesco. Cioè, io credo una delle partite più belle che abbiamo visto di Stecca, e spero che Ferre sia soddisfatto. Ferre, io spero che tu stia guardando questo match. Ah no, mi sa Ferre faceva la 12 ore. Ah, giusto, ecco, facciamo pure uno spammino a Ferre, è vero, ragazzi. Mi sa di sì. Finita la finale, poi tutti i raid da Ferre, che se fa mi sembra la sua prima 12 ore. Sì, è vero, l'ha detto su Instagram, sì, giusto. Mamma mia, ragazzi, Response. Mamma mia. Cioè, scusatemi, ma se Response ieri non giocava, cioè stava caricando le batterie per questa finale qua. Probabile. Ma che poi, tra l'altro, Response sta utilizzando grazie, tutti Nick, i brawler... Grazie, Nick, per la per l'abbonamento, grazie, caro. Sta utilizzando tutti i brawler, ok, buoni, perché per carità. Però, per esempio, Beryl un po' è uscito dal meta. Vero. Invece è stato utilizzato perfettamente lì. Poi, per carità, in alcune mappe worka. La mappa che abbiamo appena visto, Stecca, è in un brodo di giuggiole, per carità. Però comunque non è nel meta attualmente Stecca. Cioè, lo vedi raramente. No, vabbè. E io non capisco perché gli SK confermano la comp. Cioè, l'hanno schiacciato in 2-0. Stanno riutilizzando lo stesso team di prima. Il Response... Ma predicta tutto! Ma come pazzesco. Fa? Pazzesco. No, vabbè, qui chi dice che questi non sono fenomeni... Cioè, non sa guardare Brawl Stars. Pazzesco. È uno dei brawler più difficili da utilizzare, perché devi essere super preciso con i colpi non sono neanche troppo veloci. Grab sbagliato, giocano addirittura in tre, ne prendono uno, kill ragazzi distrutto, perché comunque deve avvicinarsi per poter colpire, quindi è un facile grab per Cap Davis. Secondo me tranquillamente chiusa. 9 vittorie, 0 sconfitte per i PSG, se vanno a giocare la finale. Grab sbagliato di Skyrix, in difficoltà totalmente, non sanno dove andare.
Sì, sì, sì. Grabbi in attacco 11-0 su quest'ultima partita. Mi sembra di rivedere quello che è successo con Frank prima. Cioè, gli SK hanno messo l'ultima partita una copia. In realtà adesso non l'hanno cambiata, però si sono praticamente arresi, hanno gettato praticamente la spugna. Occhio, potrebbero ribaltarla. Ecco, Grax la va a gufare. Magari funziona la gufata di Grax. Vediamo un match in più, chi lo sa. Achille deve per forza spingersi un po' in avanti. C'è il grab, c'è la ulti di response che può farla in qualsiasi momento. Ah, la va a fare adesso su YD e non resiste. C'è la cosa folle che ti fa la ulti secca. No, vabbè. No. Vabbè, dove qua... Dove questa? Ciao. Lì era one, erano tutte e due one shot. Secondo me hanno provato, ma era tipo la disperata. Erano tutte e due one shot. Cap d'Ace se l'è fatti easy. Era cioè, full vita. Pazzesco, ragazzi. Grab the Cap d'Ace. Response e carica la ulti. Kill il brawler grabbato. E premente indirizza la ulti per colpire il team che rimane esterno. Ho visto di tutto. Ho visto di tutto. E niente, utilizzo la stecca anche io. Ragazzi, PSG 3-0. Semifinale. Pazzesco. Vanno in finale a giocarsi appunto il montepremi massimo 200.000. In questo momento sono su un parziale di 150.000. Potrebbero prendere, diciamo, un quarto in più. Mamma mia. Mamma mia. E se giocano pure la spilla. E niente, è vero, tu proprio dei soldi, no, la spilla. Ma la spilla tutta la vita, cioè io ho comprato non si sa ragazzi quanti pacchetti per finire la collezione delle spille e mi mettono una spilla che non potrò mai ottenere, non è giusto. È un controsenso assurdo. Però, attenzione, ora abbiamo Tribe Red Nord America contro Inz Sud America, dove... Non so dirti assolutamente un predict, ma proprio zero, eh. Assolutamente zero, non saprei proprio che tipo di match aspettarmi. Allora, secondo me... Comunque siamo tantissimi, cioè vorrei dire che siamo 12.000, ragazzi. Mamma mia. Fissi mamma live, mia. Lasciate un pollice, mi raccomando. Ragazzi, siamo più di 12.000, siamo ancora... Ora, non so se non ho ricaricato la pagina. 6.500 like, allora, ma che è, ragazzi? Giustificarli. Chiedo ai miei sub se spammano di spammare le emoticon del T-Rex. Però, ragazzi, veramente, con queste partite se non ho lasciato un like, ma chi se l'aspettava il 3-0 uguale, tra parentesi, 9-0, schiacciante in tutti quanti i set. Allora, sì. Abbasso perché sennò la presentatrice ci distrugge. Comunque, la presentatrice è veramente spettacularis, ragazzi. È bravissima. Ma ieri Ferri mi stava dicendo che lei presenta, insomma, fa la presentatrice di tutti gli eventi Supercell, possibile? Anche tipo Clash Royale, gli altri, cioè, mi tipo sembra fa di tutto sì lei. Perché è una faccia che già ho visto, credo di sì. Okay. Non vorrei dirlo troppo forte. C'è Woody, ragazzi, fantastico che appare così in green screen, bellissimo, così a schermo. Allora, l'abbasso, se no veramente, ragazzi, distruggono, poi dopo lo rialzo per la partita. Quindi, parliamo di un team PSG che contro i nostri pronostici... No, in realtà io mi aspettavo, boys, che passassero PSG. Cioè, avevo sto presentimento... No, io sinceramente no. Chi era in live con me ieri sera avevo questo presentimento, anche se ti favo SK, grazie mille Luca per la sub, però... Cioè, c'è poco da dire, c'è poco da discutere. Hanno fatto un 3-0 in tutte e tre le modalità. Non abbiamo visto la Raffa Gem, che di solito è la consacrazione, diciamo, dei tornei, perché la Raffa Gem è la modalità principale. Se vinci la Raffa Gem sei più forte. E invece, ragazzi, ricercati, Food Brawl e Assedio hanno decretato il team PSG. Che ben fine. Hanno condannato gli SK. Allora, qui escono adesso... fuori gli SK hanno il delay, ragazzi. Io non ho visto delay, sinceramente. Cioè, qui ho visto proprio una schiacciante incredibile. Pazzesco. Rimarrà il dubbio, perché 3-0, 3-0, 3-0 è stato davvero, davvero, davvero pesante. Però, cioè, più che altro io non ho visto, tipo come ieri, gente che prendeva muri a caso. È quello il discorso. Cioè, io ho visto veramente delle comp sbagliate oggi. Quello cioè, che si è visto mi sembra ieri, assurdo. E tra l'altro gli Jupiter che giocavano comp dove potevano andare in autofire, tipo la comp quella di Gelindo, quella di Beryl, sì, Bull, quella sì. di Bull, era per andare diretti sulla cassa senza fare predict di colpi, perché giocare ragazzi con il delay è veramente una cosa indecente. Nel senso, tu spari e dopo 3 secondi ti parte il colpo, è come se giochi proprio in un altro pianeta, no? E soprattutto a questi livelli basta anche un millesimo secondo di differenza e perdi completamente tutta la partita. Sì, 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 sì. Quindi è un peccato non averli visti seriamente giocare allo studio questo quarto di finale.
No, vabbè, allo le scarpette studio. Di Spike. LOL. Queste le voglio. Ma io le voglio tutte queste cose. Pure Geox, perché esce fuori l'aria, ragazzi, e spara le punte. Attenzione. Bannati in 42 paesi. Ma io le voglio comprare, ga. Spike guardalo, è contento. Guardalo. Le Spike. L'ingegner Spike. Con simbolo della Nike. Tipo Spike. Un po' così, sì. Ragazzi, spettacolari. No, io voglio vedere sti spot, raga. Buoni un attimo. Attenzione. Ma che cavolo? Ah, è la palestra del primo? Sì, sa di sì. Questi sono i guantoni di rosa. Ginnasio primo. Ma che cos'è? Ma è un pugno di mille jalapeño. Pelé con il fuego de su corazón. No será fácil, pero como el primo dijo una vez, sin dolor no habrá gloria, ni victoria. No pain, no gain, no glory. E niente, regà. Allora, io credo che adesso sia chiusa con il discorso Covid, hanno chiuso le palestre, quindi non dovrebbe essere agibile, però è uno spam per il post-Covid, torneremo tutti quanti in palestra il primo ad allenarci a fare un po' the fight. Spettacolare, veramente spettacolare. Dobbiamo andare avanti. Se io domani avessi un brand da dover sponsorizzare, io farò fare la pubblicità a Supercell. Chissà quanto costa uno spazio pubblicitario durante una finale di eSport. Dipende. Ma lo sai che... Allora, secondo me però, in questo caso bisogna fare diversi calcoli, perché lo spot pubblicitario, nel caso in cui fossero stati dei spot seri, non passa solo sul canale principale. È vero. E quindi devono devi pagare pure Grax, G, in questo caso. Devi pagare pure Grax, devi pagare. Vai, cash. O comunque, se Supercell prende e dice, vabbè, dai, l'evento è il mio, vi diamo la possibilità di castarlo, mi prendo tutto io. Certo, secondo me bisogna calcolare un po' tutto, perché io ieri stavo leggendo dei tweet di Frank che diceva che anche Alvaro stava con 12.000, i russi erano addirittura hanno toccati 30.000, no, io ero con 10-11.000, il canale principale pure. Cioè, comunque parliamo di centinaia di migliaia di persone connessi, quindi non è tipo un video con 200.000 visualizzazioni, no, sono 200.000 persone connesse allo stesso momento. Diciamo che è un bel palcoscenico. Io credo che, considera che nella mia live sono passate circa un 250.000 persone, solo nella mia. Quella Russia, Russia, vabbè, Russia non lo so, è il paese di Brawl Stars ormai. Io spero che siamo arrivati, ragazzi, a 10.000 like, mi raccomando. In questo momento siamo a 70.000 riproduzioni live, mi raccomando. Pazzesco. Ragazzi, lasciate un pollice, siamo 11.000 spettatori fissi, siamo in hype tutti quanti per l'altra semifinale. Pazzesco. Ah, mi sono dimenticato di farla anch'io. Ragazzi, io devo andare in game a cliccare il bottoncino. Sì. Fatelo, sì, ragazzi, sì. Controllate, fatelo. Cioè, almeno assicurate di aver cliccato il pop-up. Eccolo il pop-up di entrambe le live. Cioè, sia quello di Grax. Intanto questo me lo screeno perché è veramente simpaticissimo. Ma ti giuro, io ieri quando... Allora, io stavo vedendo la live, no? Ok. Tra l'altro, ban Pocho Ambra. Quindi ban completamente diversi rispetto a quelli di prima. Ma quanto fa strano che c'è un pop-up in game della tua live per poter sbloccare una volta. Ti giuro, mi sono sentito tipo di come... What? No, è bello, dai, veramente bello. Ti dà una grande soddisfazione. Bello. Però, ve ne andate. Non ve ne andate, perché adesso ci andiamo a guardare l'altra semifinale e infine, scusa il gioco, però ci sarà la finalissima e vedremo chi saranno i campioni, scopriremo quali saranno i campioni di questo 2020. Grazie a Gaetano per l'euro per il supporto alla streaming, io vado a rialzare al volo l'audio perché tra poco andiamo in game. Si stanno preparando 20 secondi, anche loro, vedete raga, stanno a spammare la live, cliccate. Vorrei anche sapere raga se qualcuno può fare una snicciata, andare a vedere quante visual stanno facendo sul canale ufficiale quello di Brawl Stars eSports. La faccio io la snicciata. E per quanto riguarda i russi, ragazzi, i russi sono pazzeschi. I russi supportano veramente tantissimo. Non so dove sia la live, se sta su Aurum TV oppure su MMA Russia. Sono due player di Brawl Stars. 47.000, ragazzi. Vabbè, dai. Mamma, sì, 48.000, sì. Vabbè, raga, attenzione. Siamo un quinto, Noi abbiamo la nostra piccola Italia su un canale che tra l'altro non è ufficiale. Tanta roba. È vero. E là, supportiamo, italiani, siamo tutti qui. Tutti qui a vedere i top giocatori di Brawl Stars. Tribered, ex Omen contro Itz. Dove c'è l'italiano, Gigi? Mi state no? Consti. Non c'è. No, non è. Giocano gli stessi tre di ieri.
Allora, non so se lo sapete, ragazzi, non so se avete seguito la live di ieri e soprattutto le finali mensili. Nel team Inz c'è un italo brasiliano. In realtà è brasiliano con origini italiane, perché un nonno, un suo nonno è italiano. Purtroppo esatto. Fa la riserva, però noi ci siamo, capito? Il nostro piccolo non ci siamo. Però io sono curioso di vedere come si comporterà Mazzella, che ho visto che è un player un po' folle, con le emoticon. È il mio preferito. Allora, è Carl, di... Genio Semino contro Jackie, Genio Carl. Sì, Jackie stanno... qua ci sta, assolutamente. Attenzione. Attenzione! Cioè, 7-0. Non ci credo. Questo è l'ultimo scenario che pensavo di vedere. No. Io stavo per dire, poi abbiamo visto lo spot spettacolare, che qui i favoriti tecnicamente sono i Tri Bread. No, ragazzi, non ci posso credere. Però... perché si tratta della finale dei non pronostici. Madonna! Che grab sta facendo Marcel? Ma... che... no, ragazzi. 15-0. Ma che stiamo vedendo? Ragazzi, è totalmente impredictabile. Totalmente impredictabile. 15-0, non si stanno muovendo. È vero che è una coppa magari leggermente più fragile, quella dei Tribe, però dovrebbero colpire a distanza. Attenzione, potrebbe esserci il comeback sul finale, perché loro sono costretti a schiacciarsi, in quanto Jaggy è un po' difficile per quanto riguarda i colpi dalla distanza. Ottimo il grab, 15-3. Boni, perché se prendono Marcel e prendono Jaggy potrebbero riaprirla. La ricercata è fatta anche così. Perché sì, c'hanno il lanciatore, e il ricercati avere il lanciatore ti permette di zonare gli avversari e farti anche una tripla volendo. Però, quindi attenzione, Marcel alla ulti potrebbe grabbare, non arriva, e aveva lì pronta Jaggy per colpire, quindi fare Mesana Kill in più ti dava automaticamente la vittoria. Sì. Sì, praticamente sì, mettevi al sicuro, diciamo. Sono sconcertato, ragazzi. Se la rischia Jaggy, però, andando avanti fa perdere tempo. 7-15. Zulan al grab, 9-15. Non deve andare giù Genio, grandissimo il grab di Marcel, 18-9, non è schiacciante. 1-0 Inz. Mamma mia. Momenti di silenzio. Non ci abbiamo capito niente. Io personalmente non ci ho capito niente. Sinceramente neanch'io. E quindi niente, 1-0 ragazzi, questa ricercata. Vediamo se magari cambieranno qualcosa, perché secondo me... ok, stanno un po' agitati gli Inz, ripeto. Sì. Però secondo me, ragazzi, vedremo comp differenti rispetto a quelle che hanno scelto gli SK. Gli SK non hanno mai cambiato, qua per me cambiano, qua devono cambiare. Sì, anche secondo me. Qua si inventano qualcosa. Se la ridono, 1-0, sono contento. Grazie Nicolò per il cromatico, grazie mille. Ragazzi, lasciate un like alla streaming, mi raccomando, la presenza per le spille. Dico una cosa che non è vera, però la dico. Se lasciate like arrivano prima le spille. Bustate le spille perché fate vedere alla Supercell che volete tanto la spilla, quindi sotto con i like. Occhio. Hanno confermato la comp gli Inz, eh? Però i Tribe giustamente hanno messo un Brock. Hanno cambiato, sì, hanno cambiato. Quindi loro, ora sì, potrebbero fare veramente un sacco di danni aprendo e mettendo in difficoltà la Jaggy. Il cambio ci sta, secondo me è buono. Giocano in tre, giusto. È rischioso, perché se parte una Jaggy... grab è sbagliato, attenzione. Secondo me i Tribe potrebbero... fermi, hanno sbagliato il grab. Occhio alla Jaggy che ci prova, ha pochissima life, non riesce ad andare giù perché Marcel va a coprire e potrebbe grabbare. Mamma mia! Che bravi! Qua il grab arriva però su Guido, ma ci sta. Mattias, forse ragazzi, era meglio fare subito la ulti sul Brock. Però, stanno giocando forte gli Inz, ragazzi. Mamma mia. Giocano bene, coprono bene. Cioè, comunque con gli Inz, io ho avuto una storia un po' particolare con gli Inz, perché io la sezione americana l'ho castata quasi tutto l'anno, praticamente. Occhio, perché Brock ha fatto un colpo incredibile. Sì, no, ma 9-8 è ancora apertissimo e stanno ancora... ah no, in vantaggio 9-8 per i Tribe, attenzione. Sì, cioè hanno killato proprio il brawler che aveva più stelle. Nella sezione... no, dicevo che con gli Inz c'è stata una crescita pazzesca. Diciamo, li ho visti crescere, perché all'inizio li odiavo, perché c'era Marcel che spinnava, erano un po' tutti così. Poi dopo abbiamo scoperto che Consti aveva origini italiane. E piano piano abbiamo scoperto... un'affinità. Esatto, ma poi dopo abbiamo scoperto che Marcel spinava anche quando perdeva. Cioè, proprio come se fosse una sua usanza, no?
Ok. Quindi siamo passati dall'odiarli ad amarli praticamente. Una sorta di esultanza, però io l'ho detto, ragazzi, il cambio di Brock era interessante. Boni, perché la sto gufa. Boni. 16-15, grab buonissimo di Zulan. Al respawn, 19-15. E ora vedremo un cambio da parte degli Inz. Oh, questo è Brawl. Adesso sì che vediamo Brawl, ragazzi. È bello vedere i cambi, diciamo, tra un match e l'altro per cercare di counterare la comp e l'avversario. Certo. Così certo. Ci divertiamo, ragazzi. GG, buonissima la giocata da parte di Tribe. Ottimo, non ci stanno a perdere. Si va sull'1-1, finalmente un pareggio. Bevo e ci siamo. È vero. È vero. Ok. Ma io... sì, cioè, nel senso... cioè, come prima, per esempio, gli SK. Cioè, anche prima, io in un sacco di occasioni avrei fatto il cambio. Cioè, avrei provato a fare qualche cambio. Assolutamente. Assolutamente. Invece non hanno cambiato. Comunque, sono un pollo, eh. Potevo, ragazzi, bere con il bicchiere quello che ci hanno mandato. C'è il bicchiere quello bellissimo. No, è vero. Io pure me lo so completamente dimenticato. Ah, non avevo visto, G, che stai con la maglia dello Star Park. Ah, io c'ho la Brawl classica che mi ha portato sempre bene, ragazzi, durante le finali. E io non ce l'ho, cioè io c'ho solo questo come maglia di Brawl. Volevo anzi mettermi... volevo... si poteva mettere la felpa, però era troppo caldo, ragazzi. Volevo mettermi la maglia quella dei Clash, però diciamo non me la so sentita, ragazzi. Perché poteva essere veramente una cosa un po' troppo imbarazzante. Cambio, infatti, si va a mettere Piper per andare a cercare di counterare il Brock. Quindi... e hanno messo anche Brock, quindi hanno tolto Eugenio, hanno messo Carl, Brock, Piper, sì. Ma io forse Eugenio l'avrei tenuto, Sì, Eugenio, dove, ragazzi, sì, intero. Eugenio è veramente molto molto buono. Però dovevi andare io per forza a copiare la comp. Brock, ragazzi, in questo momento è disumano. Brock in questo è fortissimo. Ma che ha fatto? Banda! Vabbè, allora, full team 7-7. Pazzesco. Ma Brock con un colpo... ma è troppo strano sto gadget, perché... ok che fa il doppio di danni, ok che rompe, ma un raggio d'azione quasi gigantesco. Quanto le bombe di Dynamite e la pozza di Barry, di Bombardino. Sì, no, ma è pazzesco anche per quello, infatti. No. Triple hit, ha fatto quasi un triple one shot. Sì, sì, perché toglie 3000. 14-10, aia, ragazzi, per i Tribe, 14-14. Al momento la semifinale più avvincente per forza, perché prima è stata schiacciantissima. Beh, sì. Colpo di Marcel con il gadget, Tyrant a 2000 di life, buonissima la ulti per andare ad aprire il centro, e tutto quanto aperto, e così è bellissimo, adesso cercate da vedere. Adesso sì. Possono, diciamo, avere il campo aperto, possono colpire qualsiasi zona. Buono il colpo di Brock alla ulti, sciabolata morbida verso il centro, i colpi ci sono! Però 14-14, quindi... Io ricordo sempre quello che accadde a Lucca, i 7 pareggi con Nemos furono il panico più totale, spero di non vederli perché una certa non se ne poteva più, però credo che sia un 1-2, pareggio. 1-2, ok, però. Credo che sia un pareggio. E io penso... in realtà no, c'è stata una kill mostruosa, 19-14! Sempre Marcel! Quella kill con Piper, pazzesco! Si va sul 2-1, Marcel sul finale, non ho visto se ha fatto qualche... spilla tattica, emoticon tattica. Forse no, non c'è il tempo. No. Se è fatta sotto, perché quando il gioco se va serio non c'è tempo di spammare l'emoticon. Un respiro di sollievo e si va sul 2-1 per gli Inz. Attenzione. Madonna. Attenzione. Se la ridono i Tribe, c'è poco da ridere, ragazzi. Oh, è stata a giocare al Montepremi totale. La spilla! Regala spilla! Ieri che c'erano gli Jupiter, quando ancora non si era saputo che avevano avuto quel lag pesante, eccetera, che ridevano. Cioè loro mentre perdevano e ridevano. Allora, io qui vorrei dire una cosa. Per chi ha seguito le varie finali mensili... no, nelle finali mensili si sono visti, mi sembra, solamente sulla prima finale, quando si poteva giocare ancora al vivo. Io non ho mai visto non ridere Milkreo. È vero. Cioè, ma io ti dico che Milkreo... non mi ricordo se era lui o quell'altro. Allora, quello più arrabbiato era tipo il capitano, quello che stava al centro, e va bene. Ma gli altri due se la stavano ridendo. A Jago mi sa era quello un po' più arrabbiato, sì. Gli altri se la stavano ridendo. Ma mi stavano mandando un nervoso al cervello. Dico, ma porca miseria, ma tu stai giocando un torneo importantissimo. Stai perdendo contro il team che dopo i Cina erano... i peggiori. Poi dopo abbiamo scoperto che hanno laggato, appunto l'ha confermato anche Frank di Supercell,
Però, ragazzi, cioè, veramente io in quel momento, poi dopo, vabbè, ok, anch'io l'avrei, non so se l'avrei presa sul ridere, però posso capire la reazione. Un giorno voglio conoscere Milcreo, uno dei player più positivi che abbia mai visto. Solo mamma risate, mia. Il top, ragazzi, una serata con Milcreo. Sì. Allora, siamo sul 5-0, Inze che vanno a cambiare e mettono una bea addirittura per sorprendere gli avversari. Sul finale sta funzionando perché siamo sul 9-0. Che semifinale, raga. Che semifinale. Pazzetto. Tutte comp diverse. Vabbè, ma li stanno veramente schiacciando in un modo clamoroso. Guardate, ragazzi, la ulti di Bea. Colpo di Guidu. Mamma mia, Guidu. Di nuovo sciabolata. Il gadget di triplo Bea, danno, guarda. Colpo. Mamma mia, Marcel. Un fenomeno. Madonna. E allora, Boni, perché secondo me vedremo una finale interessante. Secondo me. Potremmo. Tutti si focalizzano sugli europei, ma attenzione alle altre parti del mondo, ragazzi. Guarda, ah, bisogna anche poi valutare la partita in sé, che non lo so, perché i PSG l'ho visti veramente cattivi. I PSG sono forti forti, però vedremo, la speranza è quella di vedere una bella finale combattuta. 3-1 certo. Inz, primo set di ricercati per gli Inz, contro ogni pronostico, ero sicuro vincessero i Tribe, anche schiacciante, e invece siamo sull'1-0, vedremo sicuramente altri due match, poi dipende dai Tribe se riusciranno a recuperarla. Comunque follia, cioè noi stiamo vedendo i Tribe, team postumo, acquistato dopo, e il team Tribe, quello vero, non siamo riusciti a vederlo. Quello vero è che se fossero qualificati probabilmente erano quasi favoriti, perché i Tribe gli ultimi mesi hanno fatto da schiacciasassi, cioè i Tribe tipo verso metà stagione avevano zero punti. Veramente? Mamma mia, pazzeschi. Un peccato, ragazzi, non vedere Spen, mi piace un sacco come giocatore Spen. Veramente un a me Symantec è qualcosa di pazzesco. Ogni tanto ha messo i compagni sulla cariola e si è messo a correre. È vero. Pazzesco, è vero. Symantec. Vabbè, magari, ragazzi, li vedremo per la prossima competizione. Non so se Brawl Stars ripeterà completamente lo stile di questo. Beh, hanno fatto un canale apposito per il competitive. Penso sì. Che se non lo fanno uguale, migliorano. Da per forza. Cioè, per forza. Hai fatto un canale competitivo apposito, dai. Oh, finalmente vediamo una Raffa Gemme in una mappa, ragazzi, veramente interessante. Questa sì, è sì. Veramente. Comunque vorrei ricordare una cosa importante, perché qualcuno in chat ho letto che si sta confondendo. Come stai dicendo tu, non sono i Tribe quelli europei, ragazzi, che abbiamo visto dominare gli ultimi mesi, eh? No, questi sono Tribe americani, perché i Tribe hanno comprato il roster degli Omen. Ora sì. Non so se l'hanno comprati, se gliel'hanno fregato, non lo so, ragazzi, non mi interessa neanche quello che è successo dietro, ma erano gli Omen, quelli americani, e chi ha seguito le mie live sa di cosa sto parlando. Quindi no, non sono, raga, proprio i veri Tribe. Hanno messo il cash, hanno detto via, cambiate bandiera, venite da noi e fateci mettere esatto. il team Tribe nelle finali. Mentre esatto. per chi chiedeva in chat, i vecchi Nova, ovvero i vecchi campioni del mondo, erano i nuovi Tribe. C'è un macè, sti Tribe è un casino. Che poi non sono passati nell'ultima finale perché li hanno battuti sia i God Magic che gli SK. Non so se vi ricordate, ottobre l'abbiamo castata. Recuperata, la trovate sul canale, ragazzi. Cercate Brawl Stars Championship finale di ottobre, la recuperate e vi guardate un po' dei match importanti, perché se la so giocata. No, in realtà forse uno è stato un po' così, però vabbè. Allora, a Raffa Gemme qua potrebbe cambiare tutto. C'è una Colette che ho visto andare molto molto bene, ragazzi, in determinate mappe. Tara in questa mappa può funzionare. Carlo onnipresente, quindi va a confermare il fatto che Carlo in questo momento nel meta sia uno schiacciasassi. Citando Gigi. Sì, no, Carlo in questo momento è davvero pazzesco. Cioè, ma poi già lo era, gli hai messo un gadget del genere. Cioè, io vorrei un attimo capire il motivo per cui Colette è così forte. Ragazzi, non ti fa muovere. Io l'ho sempre sottovalutata perché è un brawler molto complicato da capire e da utilizzare. Ma un colpo velocissimo ha un raggio d'azione lunghissimo e ti tiene sempre a bassa vita, quindi tu non ti puoi spingere troppo, perché appena te colpiscono te tolgono. Quindi, ma poi soprattutto bene, cioè, è stata potenziata in tutto e per tutto lei, no? Però secondo me il potenziamento che l'ha resa più interessante è che carica più rapidamente la ulti e il colpo, e quindi, cioè, lei in questo momento ricarica tutto a raffica, non è tipo vai perché tiri un colpo poi ti sta attento a non sprecare gli altri. Esatto. Occhio comunque Sulan, ragazzi, sta tornando, sta prendendo le gemme, solo che adesso sono 2 versus 2. Oh my god, il grab come l'ha preso. Sì.
Sì, però non aveva colpi carichi, quindi Guido un po' ce l'ha fatta, ma Trinant va ovviamente a prenderlo. Fermi, fermi ragazzi, comeback incredibile bello. Di Zulan insieme a Trinant, non so che hanno combinato, si sono presi tutte quante le gemme e ora con Colette recuperarla è impossibile, quindi Tribe sull'1-0. Tribe sull'1-0. Allora, Genio io lo vedo sempre un po' più solido, eh. Però se sì. Colette viene utilizzata bene può dargli lo stesso fastidio. L'abbiamo visto per tutta quanta la parte iniziale della partita. Poi certo è stata al centro ferma, Zulan stava aspettando esattamente quello. Sì, diciamo che se l'ha rischiata un po' troppo nel momento in cui Eugenio c'ha il grab, non te la puoi... Cioè, almeno che non hai due compagni vicini che ti possono aiutare, ok. Ma nel momento in cui hai tante gemme, non hai compagni vicino... È una giocata che potrebbe chiudere la partita, non puoi metterti lì. Hanno sbagliato, ragazzi. Non so se si era dimenticato completamente del Genio, ma il Genio, ragazzi, stava dietro i legnetti, quindi si vedeva addirittura. Si è avvicinato troppo al mid, al centro, per prendere la gemma, è stata aggrappata. Non ce l'hanno fatto vedere sul replay, peccato. Siamo sull'1-0 per i Red. I Red cercano di riaprire in questa raffa gemme per poi andare a guardare magari anche un match in più, perché dopo automaticamente ti andrà sul 3-1 eventualmente. Ma io per un attimo, allora, hai visto che dietro ci sono le loro foto, no? Sì. Le foto dei giocatori. Adesso non credo lo rinquadrino, però se quello a sinistra, la nostra sinistra, la loro destra, Mattias, ecco, lo stanno per inquadrare eccolo, adesso, ha i capelli corti. E io non capivo chi fosse. E invece è Mattias che si è fatto crescere i capelli, cioè è passato da dei capelli cortissimi. Perché queste, io sto a guardare le foto, no? Dico, ok, Marcella non c'ha... Che ma anche Guido c'ha un altro taglio. Ha una ricrescita dei capelli incredibile, ragazzi. Crescono 6 centimetri al mese. L'hanno fatta l'altro ieri quella foto. Io li sto perde tutti. Dammi la soluzione. Allora, attenzione, parlando di cose serie, uscendo dall'off topic. Cambio totale. Ma che compo hanno fatto gli Inz? Piper. Ragazzi, oddio, spettacolare. Semifinale spettacolare. Pam dall'altra parte, che è molto buona. Qui Semino, buonissimo mid. Diciamo. Considerando la mia modesta esperienza in sede di potere, so che Semino è buono su sta mappa. La comp dei Tribe è molto, molto buona. La comp dei Tribe è competitiva. Quella degli Inz hanno tutti i brawler che potrebbero workare, tranne Piper ultimamente non è che si veda tanto in sta mappa. Però il problema è usarli insieme. Cioè guarda, Mr. P mid può funzionare? Chiedo alla chat, ragazzi. Mr. P mid. Sì, in questa mappa sì, Il problema è che però Semino è superiore in questo caso mid. Infatti ultimamente Mr. P in sta mappa non si stava più vedendo. Cioè, ha un raggio d'azione pazzesco, ragazzi, Mr. P. Quindi riesce a counterarti. Pam, raga, è veramente micidiale. Sulla lane, counter ad Ara senza problemi, riesce a tenerla lontana. Piper via, una scelta un po' particolare. Sinceramente... No, sì, Piper lì non l'ho capita. Cioè, counteri Carla con Piper. Non ce la fai, cioè, è troppo solido. Siamo sul 2-0. Siamo su 2-0. Sì, stanno ribaltando la situazione, Tribe, sì. Mi arriva il check dalla chat, sì, dicono che Mr. P ci può stare, ragazzi, però... Allora, a questo punto, buono l'over predict di Semino. È stato pazzesco. Ma secondo me anche con Eugenio, avrebbero avuto più solidità. Cioè, Mr. P si tende ad utilizzare nel momento in cui un Eugenio è bannato, un Semino è bannato. Ah, certo. In questa mappa Eugenio e Semino sono troppo più forti come mid, ma anche rispetto a una Colette che hanno utilizzato prima, capito? Perché Semino non la soffre troppo Colette. Magari si aspettavano una Colette avversaria e quindi hanno messo Mr. P, non lo so, ragazzi... particolare, anche perché Colette contro i robottini non è che se la cava più di tanto bene. Però siamo... Ma ricordami un po' i bannati. Pocio, Ambra. Pocio, Ambra. Stiamo chiacchierando, non mi ricordo di che cosa, non ci ho fatto mi sembra Pocio, Ambra però. Pocio, Ambra. Magari si sono un attimo... Oppure magari temono il Pocio doppio tank. Anche sì, possibile. Pocio, Ember, esatto. Ci arriva dalla chat, per fortuna abbiamo il check diretto della chat. Sì, lasciate un pollice, ragazzi, mi raccomando che è free. Per questa seconda semifinale. Cambio di nuovo. Colette. Forse si aspettavano Pam. Colette, sì. Genio e Tara contro Tara, Genio e Carl. Però secondo me, ragazzi, Carl è sempre superiore. Carl. Ma io non capisco perché non stiano utilizzando Carl in questa fase del match. Cioè, attenzione. L'hanno utilizzato nella prima partita, se la stavano giocando, poi l'hanno tolto e non l'hanno più rimesso. Attenzione, perché comunque Carletto è uno di quei brawler che ha un sacco di vita, quindi Colette può togliere il sacco e poi va in difficoltà. Certo, se Carl gioca in simbiosi con
con genio è difficile perché te grappa e te kill abbastanza easy. Stanno prendendo il mid e ti dirò. Ti dirò, il grab ci può stare. Assolutamente, così spacca. Perché occhio più spacca e meglio è per gli ins. Occhio che gli ins se la stanno giocando. C'ha il grab. Vediamo se riescono a grabbare. Ottima la ulti di Tara che riesce a togliere Tyrant. Quindi qualche altro secondo in più di dominio mid per quanto riguarda gli ins. Gadget di Carletto fenomenale. Colette GG. Mamma mia. Ragazzi, io vorrei mettermi nei panni di questi due team. Sono impredittabili. Cambiano comp ogni partita. Quindi ogni può succedere giorno. Tutto. Può succedere veramente di tutto. Questi ogni giorno hanno fatto le scrim con delle comp diverse. Ma sì, ma gli americani sono sempre stati così. Sia i sudamericani che gli americani, diciamo proprio tipo tribe, ecco loro. In teoria il secondo Brawl Stars. Cioè, bisogna saper utilizzare tutti quanti i Brawl. Sì, quello sì, quello assolutamente. 7 a 7. Grab non ho capito. Zulan. Marcel ha il grab, quindi se si avvicina magari a un brawler può grabbare e tirarlo giù abbastanza easy. Mamma mia ragazzi, Colette, io mi sto spaventando di quanto è forte Colette su quella lane. E hanno addirittura cambiato. Rischio di Zulan, mamma mia. Zulan, che rischio, però adesso hanno il mid, vanno a 9-9. È molto rischiosa. La migliore raffagema vista finora, ragazzi. Ottimo il grab su Tyrant sulla parte di destra. Tyrant qui si è fatto grabbare come due gemme di la vantaggio. Gente si fa grabbare il ladder. Tutto il tempo per chiuderla e andare sul 2-1. E niente, ragazzi, la scelta di Colette è stata veramente micidiale. Non ha permesso al genio di middare e sono stati costretti a middare con il Karl. Karl l'ho visto veramente in difficoltà. Sì. GG, ragazzi. GG. Bravi, bravi. Grandi ins. Bravi, bravi. Grandi ins, si va sul 2-1. Speriamo di vedere un 2-2. Dai, regà, che ci vediamo una bella semifinale. Dai, è così. Allora, se cambia adesso sono matti. Dopo aver trovato l'assetto sì. giusto, io lascerei agli avversari la possibilità di provare un'altra comp e magari ribaltarci. Se cambia adesso sono matti, ragazzi. Ah, se cambiano devono fare dei cambi intelligenti, cioè non mi possono rigiocare delle comp come le prime due partite, sinceramente. Quindi magari se cambiano è perché mettono un Karl, però non lo so, anch'io rimarrei così a sto punto. Io rimarrei così, cioè hai trovato la comp confident, ti sei trovato bene, magari fai cambiare tribe e rischi addirittura di farli sbagliare e farli mettere una comp che è ancora peggio. Quindi attenzione. Attenzione, la gente sta in hype per la spilla. Ragazzi, c'era sul pop-up una scritta enorme. La spilla arriverà la settimana prossima. Per prevenire la cosa, addirittura c'è sta la scritta qua sotto. Boni, state boni per la spilla. Boni. Incredibile, incredibile. Ma arriva, regà, prossima settimana. Ma poi c'era scritto, mi stava dicendo c'era Grax. C'è scritto, due pop-up scritta prossima settimana. E invece no, hanno cambiato, hanno messo Karl. Hanno messo Karl e di là Piper. Piper palesemente messa per counterare Tara. Infatti non ho capito perché Guido gli è andato proprio così addosso tranquillamente. Attenzione. Allora, io farei andare Tara su Tara e Karl su Piper. Sì. Sì, è la mossa anche più intelligente da Tara fare. Tara perde abbastanza. Eccolo qua, ragazzi, arriva il change piano piano. Con tutta calma si può recuperare. Però certo, quella piperina è stata un'ottima scelta. Era buona anche per counterare eventualmente Colette, quindi ci stava. Loro hanno cercato di fare un predict del predict. Sì, e... ma diciamo... Allora, Piper non è che worki tantissimo in sta mappa, però ci può stare. I long, bene o male, se li sai utilizzare, ci stanno sempre. Ragazzi, quindi ci stava il gadget di Carletto, però in 2 versus 1 non puoi giocare. No, infatti no. Secondo me no. Qua sbagliato. Ma il problema è che prima secondo me hanno proprio sbagliato la comp in generale. Non era sbagliata Piper. Cioè prima gli ins hanno sbagliato completamente diciamo chi affiancare tra sì. virgolette a Piper, no? Ma guarda, no, Marcel, ragazzi, se vai a prendere la gemma sei un po' un polletto. Marcel, te la sei rischiata mamma tantissimo mia, ma va bene. Su Tyrant si va 8 gemme. Gli ins ritornano, ragazzi, dagli inferi di questa raffa gemme. Siamo sul 2 quasi a zero, però non è vero perché basta un grab di Zulan. Sappiamo ovvio, che genio ti può completamente ribaltare tutto. Anzi, potrebbero andare a prenderlo addirittura in base caricando un ulteriore ulti. Boni, Tyrant in difficoltà. Tyrant ha la ulti però, Sta lì pronto, ragazzi. Hanno preso il mid, la stanno recuperando. Un'altra raffagemme come quella di prima. Bellissimo il grab di Tyrant, che riesce a togliere Karla, a mettere in difficoltà. Siamo sull'8-8. Non so se Cori ha qualche gadget per andare a colpire sicuro. Se li ho utilizzati. Buona la ulti per aprire. Si stanno riavvicinando al mid. Marcel deve caricare la ulti. Guardate Tyrant, non dà proprio
spazio. Dare respiro a Mattias. Il respiro a Mattias. Ma era quello che dovevano fare prima loro, però hanno sbagliato completamente compo. Wow, gli insanno... che... No! Si va sul 10-10 per Grabber, si prende l'undicesima! Sì. Non ci credo, nella partita vinta, ragazzi! Non ci però credo! Adesso devono rimanere al centro, devono rimanere al centro, perché se no riescono a pareggiare. No, ok, sul 12-9 no, sul 12-9 non riescono a pareggiare. Mi sto innamorando degli Inz, Viper, face to face, dove l'hanno? Ci ha provato. Madonna! Voglio tutti gli Inz! Che comeback 2-2! Cioè, c'è stato un grab che ha agevolato gli Inz, perché quando Zulan va a grabbare Genio, Genio prende la gemma, non muore, torna indietro e prende la decima, esatto, sul pareggio. E grabba Tyrant. Tyrant, cioè, ma è bellissima sta cosa, è stato fantastico. Grazie mille Dragon, grazie mille per la sabrara. Ragazzi, si va sul 2-2 in questa raffa gemme, dove gli Inz se la stanno rischiando. Marcella se la sta a vedere brutta, raga. Marcella non sta a fare le spille. Marcella si è messo sotto, ha detto oggi voglio giocare, non faccio le spille, me ne frega niente, qua dobbiamo vincere, ragazzi. Mamma mia, c'è roba assurda. Io spero che vi stia divertendo, ragazzi, come ci stiamo divertendo noi. Semifinale al Cardio Palma al momento. Dopo la semifinale di prima mi sto un po' riprendendo adesso, dai. Dai, ci sta, quella prima è stata schiacciantissima. Però certo, un 2-0 per quanto riguarda i set non rende giustizia ai Tribe, che hanno giocato molto bene questa Raffa Gemme. Sì, la Raffa Gemme dobbiamo dire che è stato giocato molto bene anche ai Tribe. Il Team Inz ha scelto la stessa comp di prima, mentre per quanto riguarda i Tribe c'è stato un change. Vediamo per la prima volta, credo, Colette Grab meraviglioso. Bello, ma più che altro spacca, quella era la cosa importante. Aperto, però comunque l'hanno difesa, perché Semino con lo shield è sempre difficile da buttare giù. No, ma Semino, guarda che è una... se lo sai usare bene è veramente uno dei brawler più forti in questo momento. È una girazione pazzesco, è lunghissimo. E poi ha il colpo che esplode, quindi non è un colpo preciso. No, no, è pazzesco. Marza ci prova, pazzesco. Bellissimo, prima ancora di far utilizzare la ulti a Tara verso il mid. Si va sulle 5 gemme. No, vabbè, 2-0, 3-2, ragazzi, mi dissocio. Non ho capito perché non ha tentato il grab su Cori in questo caso. Vuole togliere più che altro Tyrant. Sì, è quello che potrebbe ribaltare magari con la ulti. Infatti perdono la lane, attenzione. Sì. Attenzione, perché Zulan riesce a killare anche il brawler al centro. Chiudono il mid. Cori si prende un po' di life. Boni, perché potrebbe essere un gran comeback da parte di Tribe. Mamma mia. Stanno prendendo tutte le gemme. Attenzione, i grampicanti stanno per finire. Marcel deve caricare la ulti. La carica. Ma se però rischiano... prende... sì. Mamma mia. Doppio grab di là invece di Tara. Ha fatto una fight mostruosa. Deve tentare il grab su Cori, Marcel. Se la deve rischiare. Però il problema è che vengono pushati di brutto. Carletto non riesce a gestire Colette. Ci prova. Eccolo. Ma di assulti riesce comunque a passare. No, grandissimo Cori, che difesa. GG di Tribe. L'ultimo match. Si va sull'1-1. Si va sull'1-1, pazzesco, ragazzi. Che se la sono rischiata, Se la sono rischiata di brutto. Però ha funzionato. Ha funzionato, perché Colette counterava Carletto. Tara contro Tara è stata una fight abbastanza alla pari. Ma in realtà, forse diciamo che Tyrant ha azzeccato 2-3 ulti in più. E Semino è buono perché non dà punti di riferimento. Cioè, c'ha lo shield, quindi è bello tosto da buttare giù. Riesce a colpire dalla distanza. Ti chiude spesso il mid, quindi hai il tempo di prendere più gemme. È una bella raffa gemme, ragazzi. Una bellissima raffa gemme. Mamma mia, veramente. Si sono dati proprio battaglia, pazzesco. Tanta roba, tanta roba. Siamo sull'1-1. Bella sta semifinale, spero che vi stia piacendo. Mi raccomando, ragazzi, un pollice di approvazione alla live è fondamentale. Volevo mettere, ragazzi, un attimo una gestione migliore della chat, perché così è veramente troppo fast. Quindi mettiamo una cosa di questo tipo, 30 secondi e ci siamo. Siamo 11.000 fissi, ragazzi, grazie al supporto, finalmente 11.000 like. Ma dagli coi like, droppateci un like se vi sta piacendo questa competizione. Siamo veramente alla parte un po' finale, ragazzi, perché qui stiamo giocando la seconda semifinale. Poi ci sarà la finalissima con l'assegnazione delle spille, non lo so. E io un po' rosico per le spille. Ci volevi essere, ci dovevamo essere anche noi lì, io, te e Ferre. Un team da tre di immagini, Gigi, di immagini. Riserva Nemos, ci mettiamo anche Nemos che alzava un po' il livello del team.
e ci giocavamo la spilla. Che sarebbe stato Ari anche quello più bravo, però noi lo mettiamo in panchina. Certo, mosso. certo, devi dimostrare. E ragazzi, faccio, diciamo, una sorta di annuncio. Il prossimo anno io non casterò, perché il prossimo anno Grax se la gioca. Prossimo anno, ragazzi, Grax se la gioca. No, lo vogliamo dire così. No, l'ho detto, l'ho detto su un, diciamo, un palcoscenico importante. Ragazzi, prossimo anno ce la giochiamo. Assolutamente. Allora, Raffa Jeff, scusatemi, Food Brawl, parlando di cose serie. Mr. P, Tic e 8-bit. Io ho visto un siluro da parte di Cori, terra aria, fuori di testa. Partito veramente da... Ma io non ho capito SpaceX. Perché ogni tanto gli Inz se ne escano con delle comp del genere. Cioè, gli Inz, se si fossero giocati con delle comp serie dall'inizio a Raffa Gemme, secondo me l'avrebbero vinta. Raffa. E adesso pure ricominciano delle comp poco... Non lo so. Allora, Tic, cioè, ci sta, in questa mappa ci sta Tic, perché è veramente tantissimo. Ma anche il Mr. P. Anche il Mr. P, ma volendo anche l'8-bit. Il problema è che sbagliano le accoppiate. Cioè, sbagliano gli accoppiamenti dei brawler. Sì. Cioè, chi è che fa gol in una comp del genere? Chi fa gol? Chi è la un po' difficile, dentro? Un po' fragile, anche perché l'8-bit è molto lento, non è che c'è sempre la piattaforma che ti velocizza sotto. Però attenzione. Ma anche dei tribe, ma anche dei tribe, pure loro, cioè, non c'hai chi la mette effettivamente dentro. Guarda però che pressing che stanno facendo, guarda la testata, ragazzi, del Tic che va a togliere, del Mr. P che va a togliere il Tic avversario. Grabe, Spike. Però non la butti dentro, è quello il problema. È vero. È un po' difficile. Tu la domini, però non la butti dentro. È un po' difficile. Tic poi subisce tantissimi colpi. Scusatemi, 8-bit, io ho problemi con i nomi. 8-bit subisce tantissimi colpi di Tic. Deve tornare subito Mattias a gestire il mid. Vabbè, Brock, ragazzi, è disumano. Sciabolata di nuovo di Brock. È veramente troppo forte, Brock. Devono un attimo settare bene il gadget, perché non c'ha più senso. Ad esempio, Mr. P è buono per fermare eventualmente le testate di Tic. Quindi servirà qualche pinguino. Il pinguino parte, la testata è andata giù prima. È 1-0-0, ma io penso che sta partita proprio rimane così. Perché chi è che te fa gol tra tutti e due i team? È quello il discorso. Attenzione, Tic, 8-bit però veloce. Mattias, 1-0. Non ci credo, non ci credo. GG! Ma quando è andato giù il Brock a sinistra? Cioè... GG, non ci capiamo niente! Si stanno inventando, ragazzi, i top push. Guarda il Brock come difende. E comunque stanno perdendo 1-0. No, ma Mattias, oddio, Mattias, che ha fatto? Non ci guarda, Mattias. Ma fa gol, non è vero. No, non ci credo, non ci credo. No, Mattias, no. No, a meno male. No, perché se faceva gol qui Mattias, io me ne andavo. Lo dovevamo eleggere miglior giocatore del mondo. È una cosa pazzesca. 1-0 per l'Inz. Con una comp un po' così, diciamo. Però che ha funzionato. Sì, diciamo che se i Tribe avessero usato una comp decente. Perché ribadisco, io stavo parlando di quella dell'Inz, ma anche quella dei Tribe. Cioè, io penso qui un Pocio doppio tank avrebbe fatto veramente il panico. Cioè, il problema è che il Pocio è bannato. È bannato, giustamente è bannato. No, ma Carl, Beato, sono finiti. Cioè, perché non usano? Cioè, se vanno contro i PSG, uno di questi due team, e provano queste comp strane, cioè, la comp deve essere talmente tanto strana che tipo li devi triggerare. Esatto, li triggeri, capito? Perché se no non è possibile. E l'hanno riconfermata, okay. Ragazzi. Oh, è una comp che funziona. Voi prendete appunti, Grax, prendi appunti. Perché... Ma questa probabilmente nemmeno se la utilizzi in ladder funziona. Però qui succedono cose strane. Adesso ci sta Bea. E Bea, ragazzi, se gioca non forte, non ti lascia muovere. Attenzione, con ulti, gadget, tutto molto stretto. Se può arrivare addirittura a colpi Tic con quel raggio azione che ha Bea. Però certo, all'altra parte c'è sempre quel Mr. P che coi pinguinetti potrebbe dar fastidio. L'8-bit c'è un raggio azione infinito. E guarda lì che gadget. Però si è preso però il colpo l'ha preso, il colpo l'ha preso. Si è preso il danno. Gadget molto buono, va a togliere la ulti da... Mamma mia, ragazzi, beh, ha preso mezza mappa con quel gadget. Vieni tirato giù dal Tic, siamo solo 0-0. Bravo qui Guido, va a fare dei danni importanti su Cori. Zulan è costretto a indietreggiare perché Mattias sta prendendo pian piano spazio e sta zonando. E qui i gadget tattici di 8-bit gli permettono di rimanere in vita, magari su situazioni un po' particolari. Recupera vita. Può recuperare anche la torretta, anche se va giù la può rimettere perché c'è la ulti. Testa che cerca di spingere, diciamo, verso
Il ticket ci arriva! 280 arriva. Di danni. E ora devono spingere, però. C'è Marcella che non ha tantissima life. È un po' difficile. Mamma mia, la comp degli Inz. Attenzione. Perché ti zona molto la comp degli Inz. Però ribadisco, sarei curioso di vederla contro un team diverso da questo. Eh sì, bisogna vedere poi se effettivamente è una comp che funziona. Allora, comunque lo Spike è molto in difficoltà, perché è costretto a colpire per forza i pinguini. Marcella ha un sacco di ostacoli su cui far rimbalzare il colpo. Ha un'ottima raggiudazione, quindi lo può zonare tranquillamente. E niente, ragazzi. Cioè, non riesco. Ma diciamo che i Tribe non si aspettavano la conferma di comp degli Inz, secondo me, Cioè, totalmente spiazzati. Sì, cioè, anch'io sinceramente, se fossi stato un player, non mi sarei aspettato la riconferma. Cioè, è una Zulanna comp addirittura che ci fa un una po' scelta difensiva a creare l'azione d'attacco. Ma guardate, raga, non riesce a farti muovere. Sono schiacciatissimi. Pazzesco. 8 bit col gadget, con la torretta, velocissimo. Arriva la testata, arriva il tiro. È entrato quel gol. Tu che sta partita è da analizzare e rianalizzare. Allora, i pinguini di Mr. P counterano Bea e counterano Spike. La testa di Tick, Bea non la riesce a fermare. L'unico è Spike, però non puoi mettere Spike contro Tick. Cioè, è stata una, non lo so, una fusione di motivi per cui sta comp gli sta continuando a funzionare. Pazzesco. No, vabbè. Attenzione. Secondo me la riconfermano, eh. La riconfermano pure, ragazzi, sicuramente, perché non gli lasciano un attimo di respiro. Cioè, non si muovono, ragazzi, gli avversari. Ripeto, non è una comp schiacciante che ti permette di fare 2-0. No. È una comp di controllo che rimane molto statica, ma 8 bit colpisce sulla parte destra e quindi non ti fa muovere, molto veloce. Con la torretta, essendoci molti ostacoli, esatto, è anche difficile togliere la torretta. E l'hanno cambiata! No, invece l'hanno cambiata, no, ragazzi! No, Gigi, dai. Questa, vabbè, la ulti che ha fatto al centro Bonnie. Non so se hai visto il tiro col colpo in predict! Ma che ma... Oh mio Dio. No, ragazzi, vabbè, ragazzi. Guarda, l'hai fatto fuori, Tick! Mamma mia. Ma mi sa che gli Inz hanno fatto uso di quello spot di Maxine, perché non si spiega, raga. Se sono bevuti quell'affare che c'aveva anche la presentatrice. Però adesso occhio, perché Tick torna e Brock ha quasi finito i gadget. Occhio a Tick, perché Tick potrebbe effettivamente cambiare la partita. Perché guarda già Cory come sta avanzando. Adesso non è facile. Adesso è difficile, ragazzi, perché i gadget sono finiti. I colpi, dove diciamo, gli assi nella manica sono finiti. Questa era la classica partita e dovevi chiudere alla seconda azione, che era quella lì. E che non chiudendo hai permesso adesso agli avversari Cosa? La parata. La parata, ragazzi, fantastico il nuovo aggiornamento, quello che ti permette di fare autogol. Sarebbe stato autogol quello lì, Sì, quello. Quindi sì, la VAR ha detto, non è gol. Non è gol. Si può rifare. Check dallo studio VAR. Ok, non si può fare, non è gol. E attenzione, perché era un gol praticamente fatto, quindi siamo sullo 0-1. Sì. Possono riprendere un attimo di mid. Hanno comunque una comp abbastanza dalla distanza, Linz, quindi possono difendere bene, però certo c'è Tick che zona forte. E se Tick che zona... Sì. No, Tick è il miglior zonatore di questo gioco. Occhio. Tick li sta spingendo verso l'aria. Pian piano stanno prendendo molto spazio. Devono resistere 45 secondi, ma così sono difficili. Ottimo il gadget da parte di Carl. Buona la ulti. Ma come hanno difeso? Guido ha fatto una ulti, ragazzi, sull'angolino. Indecente. Ma che difesa hanno tirato fuori? Questo era un altro gol, Ma che rivelazione sono questo team. Però io voglio rivedere i primi secondi di questa partita, perché sono stati pazzeschi. Sì, io pure. Attenzione, sono 18 secondi rimanenti. Beh, non ci riesce. Sono in 3 al centro. Lasciano la palla e vanno sul 3-0 in Food Brawl. Vanno sul 3-0 in Food Brawl. Hanno gettato la spugna Tribe. In Food Brawl dopo aver giocato benissimo nella Raffa Gemme. Inz che hanno il set point. Ti prego, fatemi vedere i replay. Voglio vedere i replay dello start dei due gadget di Brock.
E non me l'hanno fatto vedere, ragazzi. No, ma qui non sono belli i gol. Qui sono belle le aperture iniziali. C'è la botta incredibile di Guido. Guido ha fatto la partita, ragazzi. Guido ha fatto la partita. Ha difeso. Ma pure lì l'ha parata. Ha parato, ragazzi, il gol. Era gol. Quindi lì il check della VAR è un attimo da rivedere. Bisognava andare alla VAR a controllare. Ha parato il gol. Ha fatto una ulti difensiva incredibile. Doppio gadget per aprire dove è nato il gol e stava per nascere il secondo gol. Mamma mia. Mamma mia. Cioè io sono senza parole. Si va sul 2-1. Siamo sul 2-1. Situazione interessante. Leon conferma, si sta divertendo. Eccolo qua. Molto carino. L'ultimo match lo giocheremo in... E io non lo vedo, ragazzi, che c'ho sopra la live. Dovrebbe essere rapina, G? No, adesso assedio, poi assedio, dopo rapina. Poi c'era, ragazzi, la mappa accanto. Neanche stavo a leggere la scritta e c'era assedio. Bevo e arrivo su. Vada. Madonna, ragazzi, madonna. Ma cioè, io boh, non lo so. Cioè, quello che stiamo vedendo oggi è qualcosa di pazzesco. Mamma mia, ragazzi. Qualcosa di pazzesco. Allora, assedio però secondo me potrebbe ribaltare. Sì, no, assedio è un po' quella modalità dove anche se domini una partita rischi di perdere. Non so come potrebbe andare. Una mappa questa qua di quelle un po' particolari con particolari. Oddio, Penny, Spike, Carl. Qui, ragazzi, mi ricordo. Attenzione perché Semino qua, raga, spacca di brutto, Qui, Semino, ragazzi, Semino è più forte fortissimo del gioco. Perché decide dove si deve svolgere la partita. Però certo, se lane non reggono, se Spike riesce a counterare Pam... certo, ovvio. Semino crolla. Però io ho visto partite vincerle da Semino da solo. Cioè, ho visto Semini vincere partite in questa mappa da solo, anche perché l'unica cosa che può spaccare è Penny se ha il gadget che spacca. Vero. Altrimenti nessuno può spaccare. E quindi Semino qui fa il bello e il cattivo tempo. Il mortaio te lo levi subito, praticamente. Cioè, Pam si è difesa da solo il robot, quindi come difesa sono messi molto bene. Però deve stare attento Cori a chiudere bene, a togliere il mortaio, perché il mortaio zona e poi diventa difficile. Occhio a Mattia. E infatti deve riuscire a togliere il mortaio. Appena riesce a togliere il mortaio... Mamma mia, qui Mattias per evitare va in base avversaria praticamente, che bravo. Danni molto buoni. E occhio perché Marcella è solo... Pam prova ad avvicinarsi, però Spike countera troppo bene. Deve andare giù il mortaio perché il mortaio colpisce. Non può muoversi bene Cori. Robot di livello 7, hanno 4 bulloni. Se difendono anche queste, ripeto, è molto semplice difendere con Pam e Carl. Ti dico, questa vincono i Tribe a mani basse. Questa la vincono proprio. Sì, questa viene vinta dai Tribe. Attenzione. Oddio, però come hanno fatto? Dove l'hanno fatto il full team? Sono riusciti a tirarli giù tutti anche grazie all'aiuto del robot e soprattutto perché Pam non è partita, diciamo, con piena vita. Il change di Cori di lane potrebbe essere interessante, ma se la vogliono vincere devono fare almeno un robot di livello 10, penso. Però, ragazzi, Penny. Ma non dipende... Oddio, no, sì, c'è Spike. Però, ragazzi, Penny, mamma mia. Ma che cosa stiamo vedendo? Occhio, si va a prendere il quinto bullone. Penny ha giocato benissimo. Ma gli Inz ce n'hanno ancora di più, perché c'hanno quello di Mattias e deve ancora arrivare. Ce n'ha un altro lì che si prende easy. Hanno sempre tenuto doppia lane, ragazzi. Gli Inz sono veramente in formissima oggi. Qui non dovevano morire tutti per difendere, dovevano difendere molto meglio. Cioè, se la sono giocata davvero male i Tribe, perché il gioco si era incastrato proprio in un modo in cui di solito vince poi il team che chiama l'ultimo robottone. Certo. Però non ci sono riusciti. Cioè, li hanno proprio dominati. Cioè, questo vuol dire che sono stati proprio dominati perché avevano un vantaggio di 4 bulloni. Ed è proprio quel. È proprio, cioè, è quasi matematica la vittoria di chi in assedio chiama l'ultimo robottone ed è riuscito a difendere i primi due. Invece questa volta no. Io sono senza parole. Pazzesco. Cioè, e allora fermi. Perché se il PSG in finale vince schiacciando, non ci abbiamo capito niente. Io, secondo me, ragazzi, è una finale avvincente, secondo me. Non lo so. Probabile, però non lo so. Cioè, la finale ci dirà tante cose. La finale ci dirà tutto, ragazzi, la finale. Perché così io non so fare predict. Non lo so. Perché purtroppo non abbiamo un feedback preciso delle partite di ieri che sono state un po' particolari. E quindi non possiamo dire, ok, i Tribe hanno distrutto i Clash 3-0 e gli Inz hanno spaccato gli ex vice campioni del mondo. Quindi...
Bisogna aspettare, ragazzi, bisogna aspettare la finale. Che siano i Tribe a passare o gli Inz, comunque servirà la finale per capire bene i livelli. Anche perché l'altra semifinale è stata devastante. Mamma mia, 3-0 PSG è stata pazzesca. Recuperatela, tornate indietro nella live, guardatela. Allora, little cambio di lane, credo Sulan è andato sulla destra e abbiamo un doppio push sul centro, magari per prendere forse i primi bulloni, anche se gli Inz hanno presi tre, prenderanno probabilmente anche il quarto, perché Spike terrà, mamma credo, mia, quel bullone. Spike. Ah, c'è quello che recupera vita come abilità stellare. Cioè, è un peccato che non ci sia stato un cambio di team per i Tribe, quando prima hanno perso tre bulloni, scusate, tre robottoni hanno perso, e non vai a cambiare? Cioè, non vai a fare qualche change per restare. Io comunque continuo a ripetere che magari giusto. Io proverei a cambiare Pam, ti dico la verità. In un team del genere. Allora, attenzione, perché qua la scelta di andare sulla lane con Semino è molto buona. Perché Spike lo dirige abbastanza bene. Tribe! Zulan riesce a gestire la lane di destra. Sì. Ed è importante per prendere il vantaggio e andare a fedare per l'ultimo bulloncino. Spike ha cambiato lane, infatti è andato verso Pam perché riesce a counterarla. Però se Tyrant riesce a tenerla, hanno preso un bullone, due bulloni molto importanti per l'ultimo e hanno anche il robot da 7. Solo che conosciamo bene Spike, sappiamo bene che cosa può fare il robot. Però l'ha fatto fuori cori. Occhio perché Marcel è molto in difficoltà, pochissima life, robot che fa solamente un 25% che non è 25%. Comunque male. No, Tyrant non è poco, deve difendere. Non deve andare giù Semino. È andato giù Semino. E occhio perché hanno due lane. Buoni i rossi contro la mezza lane. Una e mezza, ragazzi, dei Tribe. Però guardate, sì. Zulan riesce a gestire. Mamma mia, Zulan con Pam. Riesce ad andare a supporto a Marcel. Occhio agli ultimi bulloni. Però il mortaio dei penny. Gli ultimi bulloni saranno fondamentali. Il mortaio dei penny, ragazzi. Mamma mia. Forse. Qua gli Inz vanno a riprendere altri bulloni. Forse qui, ragazzi, la... cioè, Penny è veramente disumana su stamattina. Gioca veramente alla grande. Zulan, aspettate, si è fatto kill apposta per tornare veloci contro il robot. Solo che in 3 versus 3 più robot è difficilissimo. Non anche fare quella Spike differenza. C'è la ulti. Inz 2-0, ragazzi. Match point. Inz 2-0, match point. Potrebbero chiuderla sul 3-1. E qua Tribe, ve lo chiedo gentilmente, fate qualche change, provate a fare fate qualcosa. Cioè, mettete qualcosa contro quello Spike, contro quella Penny, perché non... no, in questo momento non va, non worka questo stile. Perché quando Semino sta su Spike va bene, ma se Spike cambia lane e va su Pam, non ve la giocate. Certo, certo. Anche perché Carla te counter. Ma anche perché hanno fatto la prima parte di partita giusta, cioè hanno fatto i giusti cambi di lane e quello che vuoi. Però poi, boh, non si sono un po' persi. Secondo me l'unica cosa giusto dalla chat ci dovrà MVP il mortaio, è giustissimo, ragazzi. Sì, giustissimo. Cioè, il mortaio sta dando veramente troppo fastidio. Se non sai cosa mettere, copia la comp degli avversari, dimostra di essere superiore con la comp uguale agli avversari. Ma ti immagini G se gli Inz vanno in finale e ci fanno vedere l'italiano? Cioè, entra l'italiano, è impossibile, È impossibile. Magari qualcuno si infortuna mentre vado a prendere la bandiera italiana. Vado a prendere. Magari qualcuno si infortuna mentre va al bagno e entra l'italiano, ragazzi. Non gliela cupiamo. Però sarei curioso di vedere il signor Consti che ha creato hype per noi italiani. Per noi italiani, sì, caspita. Mi raccomando, ragazzi, l'ho chiesto poco. Un like, la presenza, like per le spille, per il supporto alla Championship. Let's go. Per il 2021, che ci saranno sicuramente altre qualificazioni in game, qualificazioni online, qualificazioni quelle mensili che danno i punti. Probabilmente ci sarà anche un'altra finale. Abbiamo lottato per questa finale. Abbiamo supportato anche noi attivamente la finale donando per avere la spilla, quella col cuoricino. E arriverà anche quella col pollicione. Ci mancherebbe. Attenzione, ragazzi, perché qua siamo di fronte al possibile match point che potrebbe chiudere tutto sul 3-1, 3-0 Inz, forse in assedio, non lo possiamo sapere. Non lo possiamo sapere. Io sono curioso di vedere se confermano le comp. Stanno guardando qualcosa, non so, stanno sì. Qualche check, non lo so, ragazzi, la VAR del gol di prima. Fermi che si potrebbe tornare in Foot Brawl. Attenzione, sto scherzando ovviamente. Mamma mia, te lo saresti aspettato, G? No, io davo favoriti di Tribe. Perché, cioè, secondo me gli americani erano cresciuti di più come livello rispetto ai sudamericani.
erano cresciuti di più, l'avevo visti molto più preparati le ultime due finali mensili gli americani rispetto a inizio anno, perché inizio anno americani e sudamericani, le prime championship che ho visto, ho detto ma questo, ma che, cioè, che cosa stiamo guardando? Era veramente basso il livello, ma parlo anche di un livello molto più basso anche per esempio di quello italiano, senza prendere il livello europeo, parliamo di solo quello italiano. Poi piano piano sono cresciuti e oggi sono dove sono arrivati, però hanno fatto appunto una crescita pazzesca, cosa che invece in Sud America vuoi anche per la mancanza un po' di competizione, perché gli INSE sono sempre qualificati, hanno quasi sempre vinto loro, non hanno avuto tanta competizione lì, capito? Eppure te la stanno a giocare, cioè parti da sfavorito contro ogni pronostico, la parte americana non è buona, ho sentito un sacco di pareri di questo tipo, e invece ragazzi tanta roba. Tanta roba. Diciamo che due mesi cambiano tanto, perché cioè io per esempio l'abbiamo vissuto anche qui in Italia, abbiamo vissuto a vari cambiamenti di fronti nel giro di una o due settimane da parte di team che prima hanno perso in maniera schiacciante, poi sono andati a vincere nel giro di una o due settimane davvero. Qui sono passati due mesi sostanzialmente dalle ultime finali mensili. Due mesi cambiano tante cose, cambiano i bilanciamenti, cambiano ci le mappe, stati... cambiano i brawler, cambiano i gadget, cambiano le abilità due stellari. Ci sono stati addirittura ci sono stati due bilanciamenti con un nuovo brawler. Cioè, i vari nuovi brawler sono stati cambiati più volte. Cioè, quei mini bilanciamenti singoli sui brawler, quelli fanno tanto. Cioè, ad ottobre utilizzare Colette, ragazzi, era impensabile. Adesso invece Colette si vede. È vero. Diciamo che c'è un bel change rispetto alle ultime finali mensili. E abbiamo visto anche rispetto alla metà della competizione vista durante l'anno. Perché se ricordo bene, i Clash, prendo per esempio i Clash, sono partiti ragazzi a 3.000. Cioè per tutte le vittorie che hanno fatto all'inizio i Clash si sono qualificati e potevano anche tranquillamente non giocare neanche l'ultima parte. Ma però infatti i Clash è andata un po' così, Esatto. Cioè i Clash hanno, tra virgolette, vissuto cioè dei risultati di arretrati, tra virgolette. Sì. Sono usciti a partecipare, peccato ragazzi che siano usciti subito, però comunque, ripeto, la quinta posizione, la sesta, la settima e l'ottava, cioè tutti quelli che sono usciti in quarta posizione, ai quarti di finale, si sono comunque portati a casa 100.000, Sì. Diciamo... Cioè erano quasi più importanti le ultime giornate della qualificazione della Championship che queste. Ora no, ovviamente sto scherzando, però... qua c'è di mezzo la gloria, c'è di mezzo tutto quanto, ok, è molto importante. Però era importantissimo, fondamentale, riuscire a qualificarsi. Ed è giusto che la Supercell abbia supportato tutti e gli 8 team, perché hanno fatto un campionato di 8 mesi. Cioè, ripeto, l'evoluzione del gioco è cambiata ogni mese... Era difficile comunque rimanere sempre sulla cresta dell'onda. E alcuni team lo hanno fatto. Hanno prevalso su altri. Esatto. Questo. Ma lo sai che io sto vedendo che non hanno ancora messo il 2-0 su assedio? Ah, non l'hanno assegnato, è vero. Ancora non l'hanno assegnato. Staranno facendo dei check. Però check su che cosa? Cioè, sul lag non credo, perché ieri abbiamo avuto la prova poi di Frank che ha detto che dei team hanno laggato e non hanno ripetuto nulla. Non gliel'hanno dato? Eh no, perché stava sull'1-0, si rigioca. E come mai si rigioca però? Qua sono curioso di sapere. Qua abbiamo bisogno del check del dietro le quinte. Ragazzi, non ho mai visto rigiocare un match in una situazione competitiva. In dei tornei. Non ho mai visto una cosa del genere. Prova a vedere qualcosa, però... Vediamo, ragazzi. Non lo so. Io provo a chiedere, Se qualcuno sa, ragazzi, me lo faccia sapere. Io sapevo che anche per discorsi di lag non si rigiocava, perché non... Anche perché ieri avrebbero dovuto rigiocare interi match per colpa del lag. Brawler bannati non sono stati utilizzati perché erano gli stessi. Non lo so, ragazzi. Attenzione, il primo robot è stato pareggiato. E in questo momento i Tribe stanno prevalendo sul mid con una PAM che da quando è mid non fa avvicinare Penny. Attenzione... E finché non cambiano la lane, Semino andrà a pushare di brutto Spike. E sta andando a pushare di brutto Spike. Occhio, ottima la ultima. Che fa recuperare la vita. Robot di livello 11 è però... l'11 è tosto. L'11 è tosto. Il problema è che non puoi recuperare quello successivo.
con 10 bulloni mi sembra praticamente impossibile. Quindi o fai danni adesso e ne devi fare veramente tanti. Stanno pushando tutti. Tanti, ma con uno spike che è incredibile. E hanno vinto, ragazzi, gli Ince di nuovo. Perché adesso gli Ince hanno il mid. Si prenderanno, credo, 4 bulloni facili. E hai poi Penny con il mortaio, spike che non ti permette di difendere bene, e Carl che può andare con la ulti diretto sulla cassa. Ed è semplicemente un 57% da fare. Quindi il risultato non penso che cambi. Non lo so. Allora, 15 bulloni sono tanti. Però adesso gli Ince devono stare... Guidu, secondo me adesso, ok, va bene che è morto. Devono starsene proprio dietro per conto loro e pushare insieme al robottone. Serve un push fatto cioè, non bene. Devono morire. Non devono morire, devono pushare tutti insieme. Attenzione, Zulan sicuramente va a mettere la torretta per fermare il robot. Robot di livello 17, difficilissimo da chiudere. Semino non fa in tempo a mettere la ulti. Riesce a chiudere... No, ragazzi. Robot di livello 17. Danni pazzeschi, attenzione perché... Attenzione, Ince. No, ce l'hanno fatta. Ince. È la legge, ragazzi, del secondo robot. Chi mette il secondo robot... perde. Ma è quello che stavo dicendo prima. Cioè, prima è stato clamoroso che gli Ince sono riusciti comunque a vincerla. E quindi niente, la stanno rigiocando. Cioè, nel senso, l'hanno rigiocata. E quindi sì. C'è arrivato un check, per caso? Mi hanno appena risposto che stanno controllando. Ok. Vabbè, raga, il risultato non cambia. Nel senso, anche rigiocandola, è semplicemente un 2-0 per quanto riguarda l'assedio. L'hanno rigiocata con le stesse comp. Io spero che Tribe adesso cambino. Almeno o copiano la comp oppure mettono qualcosa di differente. Ma io non so neanche se tipo col fatto che l'hanno dovuta rigiocare potevano cambiare le comp, eh? No. Cioè mi sta venendo anche questo dubbio. Non credo che le potevano cambiare, no, quindi per quella lì sicuramente no. La seconda quella non credo. Quando si rigioca di solito si rimane perché, le stesse comp. Perché per esempio tipo quando si pareggia in football in Italia si può cambiare, cioè tipo se tu pareggi una partita. Però il pareggio è una partita a sé. Esatto, esatto. Quindi lì sì, qua effettivamente quando la devi rigiocare non penso tu non possa penso. Cambiare comp. Esatto. È giusto così, giusto così. Perché non è giusto rigiocare la stessa partita con comp diverse, con comp diverse, insomma. Tu sai qual è la comp dell'avversario e vai a mettere una counter. Sì, no, appunto. Quindi vediamo l'ultimo. Ragazzi, nulla di fatto. Potrebbe essere il match che assegna il passaggio eventuale agli Ince. E abbiamo finalmente il cambio. Ma perché? Ma che è successo? Che hanno cambiato tutto? Maxine. Colette, non ci credo. No, ragazzi. Allora, fermi un attimo. Se gli Ince la vanno a perdere per aver messo Colette e Maxine, so folli, Ma perché? Ma hanno stradominato tutto. Non lo so, ragazzi. Non so che cosa dire. Non so che cosa dire. Adesso è difficile. È difficile. Ma adesso per è impossibile. Ragazzi. Cioè spike allora, devastante. Se perdono pure questa i Tribe, c'è qualcosa che non va. Però così no. Cioè, perché con una comp del genere? Comp, ragazzi, stranissima. Hanno 12 bulloni per il primo robot perché il primo è stato pareggiato. Però attenzione perché gli Ince stanno facendo la stessa cosa che è successa prima. Cioè stanno recuperando i bulloni. È vero che poi un 6 lo però c'è recupera... Spike che difende e gli Ince non hanno... Chi difende degli no, Ince? No, ragazzi, io adesso voglio vedere Colette come difende. Come fa a difendere il robot? Mattias si fa ammazzare per respawnare veloce. Colette qualche danno lo fa. Il robot ha 13 livelli. Però hai Spike che può tirare la ulti. Carl che qualche danno lo fa. Hanno fatto un 40% e sono sul 4-6. Ci hanno buttato ragazzi il match point. Hanno buttato proprio. Non so cosa si aspettavano dagli avversari. Perché bisogna sempre capire poi cosa uno si aspetta da dagli avversari. Però aspetta che adesso c'hanno il mid. G non ci credo. Lo so, ma c'è Spike che difende di là. Beh, comunque se non fai un robottone almeno di 10, la cassa non la vedi neanche con Spike contro. Attenzione perché vanno a 12. Non ragazzi, lo so. Se fanno il push della vita vanno in finale. Qua dipende solo di top push. Spike va subito sul robot per farsi ammazzare e tornare. Non ci credo, ragazzi, non ci credo. No, ragazzi, secondo me non ce la fanno. No, è impossibile. Bellissima la ulti di Guido. No, ragazzi, non ci posso credere. Non ci posso credere.
Non ci posso credere, ragazzi. Ah, io allora adesso posso essere cattivo. Posso cioè, essere cattivo, mi dai. Vai, vai, libero spazio. I Tribe, questa partita. No, vabbè, volevo essere ancora più cattivo, ma non lo sono. I Tribe questa partita non la possono perdere. No. I Tribe questa partita, ragazzi, ascoltate me, non la possono mai perdere. Non mai! Non ci credo. Devi essere più scarso dell'avversario, ma di tanto devi essere più scarso dell'avversario. Cioè, io te scioccato. E Ferre la vincevamo sta partita con gli Inz con queste comp. Sto esagerando, ragazzi, sto esagerando. Ovviamente. Ma questa partita non la puoi perdere. Cioè, hanno fatto due partite speculari, cioè uguali, dove i Tribe hanno fatto il secondo robot schiacciantissimo e gli Inz sono riusciti a fare l'ultimo e andare a fare danni. Dove nel team avversario c'era Spike e Carl. Cioè, no, io, no sì, raga, io sto esagerando, ovviamente sto esagerando perché qui stiamo anche per fare intrattenimento, ma... Cioè, ma come fai a perdere una partita del genere? No, li hanno sorpresi, hanno vinto per quello, l'hanno dominata la partita. L'hanno dominata la partita, non l'hanno sorpresi. Ragazzi, pazzesco. Cioè, Inz hanno giocato una partita dentro la propria zona... di riferimento. E allora fermi, perché io faccio i complimenti agli Inz per aver conquistato una finale folle. E adesso, ragazzi, è il match della verità. Adesso è il match della verità, perché se gli Inz vincono con PSG, io direi di rigiocare la finale, cioè di rigiocare tutto il torneo. Perché... Cioè, allora, comunque, Giovanni intanto ci dice che è perché Tyrant era stato proprio disconnesso dal gioco. Ah, ok, non l'ha giocata. Ok, okay, vai, comunque si stavi dicendo, scusa, però se no poi me lo dimenticavo. Cioè, se i PSG perdono contro gli Inz, è stata veramente una finale incredibile, ragazzi. Se i PSG vincono, non riesco a giustificare tutta la parte destra del torneo, tutta la parte destra del bracket. Ma allora, comunque i PSG arrivano favoriti, secondo me. Anche secondo me, cioè per quello che hanno dimostrato di essere così schiaccianti, di spaccare tutto. Ma ora, problemi o non problemi, eh? Cioè ora non voglio parlare di problemi di connessione, adesso c'è stata una disconnessione, i problemi ci sono stati ieri. Ecco, la vediamo qui in alto. Cioè io in alto vedo tre team che possono tranquillamente ambire alla vittoria: God Magic, SK e Paris Saint Germain. Esatto. Sotto... io vedo Tribe e Inz, che sulla carta erano il sesto e il settimo team, esatto, tra quelli più forti. Clash, che in Europa arrivava quello un po' più sottotono. E gli Jupiter, che in Asia avevano dominato, e quello che vuoi. Quindi comunque di fatto la parte alta del tabellone secondo me era più difficile. Quindi il Paris Saint-Germain esce vittorioso dalla parte difficile del tabellone. Che poi possibilmente anche il gruppo che ha avuto meno problemi. Perché problemi di connessioni, di disconnessioni, eccetera, nella parte alta non ce ne sono state. A quanto pare, poi bisogna vedere gli SK cosa è successo all'ultima partita. Grazie Josh, ma anch'io so della stessa idea. Cioè quando ho fatto la reazione al sorteggio, non ci stava sì. Ho detto, ma com'è possibile? Sì, tutti lì stavano. Regà, DJ7. Se sapevo, ragazzi, portavo gli occhiali da sole, proprio rave party. Grand final. Ragazzi, 8 mesi per arrivare a questo momento. Vediamo se arriva la presentatrice oppure no. Si parte subito. Ragazzi, 8 mesi per arrivare a questo punto. Ripeto, entrambi i team si sono portati a casa 150.000. Il team che prevarrà sull'altro si porterà a casa 200.000. 200.000, 50.000 di differenza. E tra l'altro il bando Colette e Ambra, interessanti noi brawler. Ci stanno di mezzo le spille! Ci sono di mezzo le spille! Io a questo punto giocherei solo per le spille. E qua per la finale voglio il predict della chat di Gigi, Inz o PSG. Un finale che io veramente, ragazzi, all'inizio della competizione non avrei mai detto. Però Inz PSG. Ma allora io ti dico 3-0 Paris Saint Germain. 3-0 Eastern. Sì. Gli Inz ci hanno, ragazzi, fatto sognare. Tifo per gli Inz, lo dico pubblicamente, però... Ah, e si parte con Raffa Gemme. Ragazzi, secondo me vincono i PSG, però non schiacciando. Non schiacciando, perché comunque una finale... I don't know.
si parte in Raffa Gemme, diciamo la mappa più giocata, essendo la modalità principale. Sì. Marcel è intenzione, ragazzi, se sceglierà un po' la maglia. Non abbiamo visto Consti. Un abbraccio a Consti, grazie per la presenza, caro. Speriamo nell'esultanza magari finale. Alcuni dicono Neymar Mbappé Cavani per il PSG. PSG 3-2, leggo di tutto, ragazzi, 3-0. Chiamate tutti, ragazzi, sincronizzate tutti i dispositivi. Riusciamo ad arrivare a 20.000 like, ce la possiamo fare. Lasciate un pollice, iscrivetevi, campanella. Siamo stati sempre un botto di gente per questa finale. Droppate like su like su like, iscrizioni. Trovate il canale di Gigi in descrizione. Grazie a Gabri per la sub. Ringraziamo ovviamente la Supercell per questa finale, perché ci ha permesso di arrivare a questo punto qua, di castare in questo momento i migliori player del mondo. Siamo al top 6 e si restringerà un top 3. Si vola. Eccoci qua. Si vola. A Raffa Gem, dopo il DJ set, Pam Genio, Carl contro Maxine Genio e Carl. Quindi due comp che ci possono stare, eh? Sì, 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 due comp molto interessanti. Non capisco perché hanno mandato Pam centrale e Eugenio sulla lane. Sinceramente non ti so dire. Magari perché se la gestiscono meglio con Pam mid, probabilmente. Sì, probabile. Genio, ragazzi, comunque Pam mid a Eugenio dà problemi. Occhio, prendo una gemma Genio. E Genio se la può gestire anche col Carletto. In realtà credo che tra poco avvenga lo scambio, eh. Buona la ulti, sì, di Response con Maxine. Response prima utilizzava stecca. Poteva mettere anche stecca, ragazzi, in questa mappa. Invece ho utilizzato la Maxine per andare a bruciare. Comunque confermati tutti e due i trio, diciamo. Sì, assolutamente. E occhio, ragazzi, è il PSG. Sì. Stanno dominando. Ragazzi, un altro tipo di gameplay. Sembra un altro tipo di gameplay in questo momento. Per adesso. È la Raffa GM. Dice molto la Raffa GM sulla forza di un team. Attenzione, no, grab su site, ragazzi, si è messo davanti, ci ha provato Genio a fare un grab, si va sull'1-0. Bravi. Schiacciante, oserei dire, perché si va sul 10-0, 11, mi sa che erano 12 le spill. Quindi PSG 1-0. Lag da parte della streaming, ma tutto regolare, adesso si torna. Ragazzi, una partita. Ragazzi, una partita. Voglio vedere il response con lo stecca, perché secondo me se mette stecca qui, ragazzi, gli inse neanche se muovono. 1-0. Ci sono i ragazzi che c'hanno freddo, c'hanno pure il piumino del PSG, fighissimo. Sì. Fighissimo. Ma tra l'altro io non so se avevi notato che dei Tribe, quella sorta di giacchetta mimetica che avevano soltanto Cori e un altro di loro, sì, era dei Tribe. Cioè, era una giacchetta mimetica. Io pensavo fosse un giacchetto normale. Invece poi ho visto il logo di Tribe qua. Brandizzato, fantastico, ragazzi. Pazzesco. Hanno proprio la linea di vestiti, giustamente. Sono al completo. Certo, ragazzi, sarebbe una bella rivincita. Dopo la figuraccia, tra virgolette, dell'anno scorso il PSG, vederli vincere così, ragazzi, dominanti in questo torneo, ci starebbe di brutto. Ottimo investimento del PSG a prendere questi tre player. Mamma mia. Pazzeschi. Veramente pazzeschi. 2-0 per questa partita. Cambio da parte degli Inz. Sono andati a mettere uno spike per la lane, che è molto buono. Hanno tolto Pam, però certo Maxine con quella velocità e spike che deve predictare i colpi non è semplice. Ulti per andare a correre spike per far riprendere un po' più di lane. Come la vedi, G? Mamma mia. La vedo male per gli Inz, sinceramente. Cioè, gameplay totalmente differente. Qua Gabdace prova. Vabbè, ragazzi, PSG dominio totale nel Raffa GM. Si prendono la nona gemma. Gli Inz non riescono a muoversi. Dopo questa partita, se vuoi, c'è Frank che continua a twittare i vari lag dei vari team. Se vuoi li possiamo leggere. Va bene. Se hai qualcosa di sottofondo, cioè i ping praticamente. I ping, sì. No, ma ufficiali che ci ha dato Frank. Cioè più ufficiale di Frank. Dopo, non, ragazzi, credo ci sia qualcosa, insomma. Li valutiamo? Io non credo, sì, che gli Inz stiano allargando. È vero, ragazzi, che parliamo di un team che sta... No, no, non di questa finale, purtroppo. È di quelle già giocate, perché loro poi fanno una media del ping generale delle tre partite. Quindi di questa partita lo sapremo soltanto alla fine. Comunque, allora, nella partita precedente, quindi Inz Tribe, gli Inz pingavano dai 50 ai 75, mentre i Tribe tra i 125 e i 150. Ok.
sinceramente non capisco come sia possibile che ieri Clash pingassero meno di 100, quando tra Tribe e Ince stanno molto più vicini rispetto a Clash Spagna e Tribe. Quindi non ho capito molto sta 6 ping, ma io non ci capisco niente a riguardo, quindi non ne ho la più pallida idea. Quindi vedere questo ping, io penso che i Clash ieri abbiano avuto un po' più di ping, sinceramente. Mentre per quanto riguarda PSG SK ho brutte notizie. Perché PSG pingava 50-75, okay, e gli SK perennemente sopra i 150. Cavolo, ragazzi. Quindi, quindi purtroppo la semifinale di prima tra SK e Paris Saint-Germain... magari vincevano comunque il Paris Saint-Germain, però sicuramente non 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Cavolo, ragazzi. Queste sono verità abbastanza schiaccianti. Ma è per io è per quello che prima ero rimasto un po' sulle mie su Paris Saint-Germain SK, perché, per carità, io il Paris Saint-Germain dall'inizio dico che erano tra i favoriti. Però è un peccato, ragazzi, è un peccato. Troppo, ovviamente, troppo. Questo, ragazzi, è dovuto al fatto che non si può giocare la finale dal vivo. Se la giocavi dal vivo, stavi tutti quanti sotto lo stesso server. Ma infatti, io adesso non è perché voglio difendere Supercell o perché, ma sono andati di fatto. Cioè, non è che si possono inventare i draghi, quelli Supercell. Purtroppo i server sono questi. Purtroppo i giocatori sono costretti a giocare dalle proprie case, dai propri stati. Perché io supporto la scelta che ha fatto Supercell di far rimanere tutti a casa propria, perché il lockdown in alcuni paesi stanno così, in altri no, eccetera. Non potevi far andare certa gente in studio, altri no. Cioè, dovevi star tutti a farli stare a casa. Il server nasce completamente però a caso, è il gioco che di decide. Lag, diciamo che dipende da chi osta la partita. Cioè, esatto. Credo sia quello il problema a sto punto, non lo so. Vabbè. Comunque siamo sulla Raffa GM e a questo punto sembra che PSG viaggino completamente su un'altra frequenza, appunto, de lag. Ma non credo, ragazzi, in questa partita, perché comunque non vedo gli ins che dicono, si lamentano. Ieri era molto più palese, oggi un pochetto più tranquilla la situazione. Però certo, ragazzi, i PSG stanno schiacciando letteralmente gli avversari. Cioè potrebbe essere un altro 3-0, un altro... Attenzione! Marcel fa la kill giusta, bellissimo il gadget di Response. Siamo sulle 8 gemme, pur cambiando la comp, comunque PSG superiore, ragazzi. Hanno la comp giusta, stanno giocando bene, genio. Allora, ragazzi, io dopo voglio sapere anche il lag di questa partita, perché se il Paris Saint-Germain sta laggando più degli Ins e stanno dominando così... Mamma mia. Se la sono meritata ancora di più. Diciamo che gli Ins fino adesso non hanno mai avuto problemi di lag... Quindi non so se tipo hanno dei server assurdi in Brasile. Spero per loro, ovviamente. Sempre andati al top. Però è pazzesco. Ragazzi. Sempre andati al top. Certo, qui parliamo veramente di un 3-0 in Raffa GM che non c'è stata assolutamente storia. Non c'è stata un minima probabilità no, che gli Inz potessero portare a casa una partita in Raffa GM. Quindi. No. Vedremo no. Il prossimo set. Stiamo prendendo il predict, ragazzi, della vittoria dei PSG. Però cavolo, sì, è stata una bella semifinale almeno quella tra Inz e Tribe. No, infatti ci siamo divertiti tra Inz e Tribe. Tra l'altro io a questo punto farei comunque complimenti ai Tribe, perché hanno reso una partita complicata nonostante avessero quasi il doppio del ping. Sì. Quindi sì. Però sì, è un peccato. È davvero un peccato perché... Cioè, ora, a parte livello europeo, livello asiatico, sarebbe stata davvero molto bella questa finale con tutti a studio. Ma poi le sensazioni, ragazzi, al vivo sono diverse. Sì. Se voi confrontate questa finale a quella dell'anno scorso, non c'è paragone. È comunque molto bella, i team, ragazzi, hanno giocato, diciamo, tanto tempo per guadagnarsi questa finalissima. Però certo, giocarlo dal vivo, con le emozioni dal vivo... Vedere i player entrare. Grazie Miki per l'abbonamento, grazie di cuore. Cup Days sta completamente fermo. No, ragazzi, qua ci sono problemi grossi. Sono ripartiti in questo momento. Non so se addirittura qualcuno è uscito. Però certo, se i PSG laggavano prima hanno fatto 3-0. No, ma guarda, io ti dico che è molto probabile. È incredibile. Gli Inz hanno comprato il server, ragazzi. Hanno il server a casa loro. Ma poi, tra l'altro, allora, poverini, ragazzi, gli Inz si stanno prendendo tanto hating sui social, secondo me ingiustamente, no, perché ingiustamente, tutti dicono gli Inz vincono solo col delay. Raga, non è neanche colpa loro. Anzi, io so che i ragazzi hanno anche twittato
a favore degli Jupiter, che ieri avrebbero voluto fermare la partita, i ragazzi degli Inz, eh? Sì. Quindi io farei dei big complimenti agli Inz, ora che stanno vincendo, perdendo, scarsi, non scarsi, quello che volete, raga. Però si sono comportati bene, non è colpa loro. Io farei complimenti ai ragazzi al PSG, perché Cap Days si ferma, riparte e killa. Cioè è incredibile, e non si vede tanto, esatto. È incredibile. Non si stanno fermando per il lag, non si stanno fermando per problemi, non lo so. Però non sbaglia un colpo lo stesso, attenzione. L'8-bit pazzesco per quanto riguarda la Food Brawl. Ottimo il colpo di Piper. No, vabbè, proprio non c'è storia, ragazzi. PSG sì, di un altro pianeta. Non riescono proprio a muoversi. Io sarei stato stato veramente curioso di vedere PSG e Code Magic a questo punto. PSG God Magic, ma anche PSG SK normale. Cioè, io sarei stato davvero tanto curioso di vedere il livello europeo contro il livello asiatico alla pari. Perché abbiamo visto solo una partita in cui europeo e un team asiatico si sono incontrati, che era la semifinale di prima. Però gli SK non hanno avuto il doppio del ping, hanno avuto anche più del doppio del ping rispetto al Paris Saint-Germain. Guarda lì che tiro, ragazzi. Pazzesco, 1-0. Però è vero, io, era una cosa a cui pensavo di non aver fatto caso e che mi stavo per sbagliare io, ma anche in chat lo stanno scrivendo. Cioè, gli Inz, quando hanno visto i PSG fermi, si sono fermati. Paris Saint Germain è tornato in game e ha iniziato a sparare, quello è vero. Quello è vero. È come quando dai la palla in una partita agli avversari e gli altri ripartono subito e vanno a fare gol. Esatto. Non aspettano. Sì, diciamo... diciamo anche che comunque il Paris Saint-Germain in quel momento era fuori dal game, quindi magari non hanno nemmeno visto che gli Inz si erano fermati. Probabile. C'è da dirlo, però... 1-0 per quanto riguarda questa Food Brawl, cerchiamo di creare un po' di suspense, magari cambiando qualcosa gli Inz potrebbero anche riaprirla, ma addirittura Iris, attenzione! Sì, ma Iris è molto utilizzata ultimamente, È molto buono, è un anti-tank Iris, per i danni che fa, ne fa veramente tantissimi, i colpi da vicino sono devastanti. Marzer non riesce neanche a predittare, attenzione. No. Prova a tirarlo giù, manca un 300, Response è da solo davanti alla porta, il tiro, Mattias riesce a pararla con 28 di life. Spero in qualche ribaltone, dai, vogliamo vedere gli Inz un po' più tattici. Vai. Un po' più tosti. Allora. Mora ha messo il mortaio Penny, Importantissima. Solo che gli Inz non hanno nulla per aprire. Solamente un site può aprire e si apre veramente le difese per andare a togliere. Ah, attenzione al colpo di Iris. Mamma mia. Che colpo a ricerca, ragazzi, di Cap the Ace. Attenzione, Marcel subisce grossi colpi da parte di Response. Ora sembra andare tutto quanto abbastanza tranquillo, credo. Buono il colpo di Sight, non riesce però a colpire l'8-bit, che è abbastanza lento, era semplice da colpire. Se n'è andato. Colpi sui pinguini, gadget da parte di Mattias. Sì. Ti dirò, una partita finalmente combattuta? Sì, no, assolutamente. Però su campo aperto, diciamo, ragazzi. Che... sì, vabbè, a campo aperto poi solitamente è dove i team più forti hanno meno problemi, no? Perché sai, nelle mappe chiuse, chi è a un livello inferiore può portarsi a casa la partita, perché magari la gestisce in maniera diversa. Però a campo aperto solitamente chi è superiore poi se la porta a casa. Chi riesce a predittare il movimento dell'avversario vince. Cioè devi sapere esattamente come si muove l'avversario. Quindi significa che tu hai un livello di pensiero superiore rispetto agli avversari. Buona la ulti. Attenzione al mortaio, potrebbe coprire un pochino. Marcel riesce a muoversi molto bene. Rinasce Mr. P e la palla rimane lì. La palla e rimane la lì. Nonostante tutti i colpi dalla distanza, gli Inz stanno reggendo il colpo, la situazione, ma può succedere tutto da un momento all'altro. Colpo, raga, sbagliato da parte di Gabdeis, non me l'aspettavo quel colpo addosso al muro. 14 secondi, la mappa si potrebbe aprire, Mr. P alla ulti, mette subito il pinguino che potrebbe essere una marcia in più, Gabdeis. Mamma mia, che bravo. Se Sight si fosse tenuto la ulti sarebbe stato un colpo dalla distanza. Mamma mia, che gol che ha fatto Cap Day! Close the internet! Madonna mia, la avere il sangue freddo di fare un tiro del genere con un brawler che ti rinasce all'ultimo secondo. Mamma te dico mia. Fermate. Lo dico alla romana, te dico fermate, te dico fratelli.
No, ragazzi, avere la precisione di andare a... Guarda, cioè, ha previsto la mossa di Marcel e l'ha messa in pazzesco. Mamma mia. Pure Marcel gli sta dicendo, madonna che gol che ha fatto, probabilmente. Cioè, movimento, ragazzi, per andare a sinistra. Penny si aspettava il tiro, ma ha fatto un contromovimento, un tiro sul... sull'angolino, gol. Mamma mia. Però pazzesco. È la foot brawl per i PSG, eh? Guardiamo, sì, dentiretto alla Neymar, proprio. Foot brawl, sì, è del Paris Saint-Germain, c'è poco da fare. Mani in faccia per Marcel, zero spille oggi, ragazzi, zero emozioni, zero emoticon, quanto scherza più. Trovano l'ostacolo PSG, che è veramente insormontabile, poi doppio tank per la prima volta per oggi. No, siamo... Maxine... Ah, è dall'altra parte Maxine doppio tank. Cioè, hanno predictato il pocio doppio tank, non ci credo. Non ci credo. Ma non lo so se l'hanno predictato, però... pazzesco. Non ci credo. E qui vedremo la differenza che c'è tra velocità e cura. Se la cura è più o meno interessante rispetto alla velocità, magari. Sight si è fatto una tripla gira. Mamma mia. Mamma mia. Ah, non la rischia, giustamente. Vi prego... un commento su questi PSG che se stanno giocando con il lag in questo momento stanno proprio su un altro pianeta. Cioè, sono fortissimi. Mamma mia, mamma mia. Attenzione, response 2-0. E quindi si va sul proprio. Set point 2-0 per quanto riguarda i set. Si va sul set point. Ci hanno predictato il cambio di comp degli ins e hanno messo un doppio tank veloce, mettendo Maxine che va a boostare il tutto e fa colpi buonissimi contro tank. Maxine, pazzesco, è buonissima contro tank. Pazzesco. Dicono stanno laggando gli ins. Dicono che stanno laggando. No, non credo. No. Non credo. Ah, comunque, cioè, allora, questi due team arrivano alle finali con due livelli evidentemente diversi. Cioè, il Paris Saint-Germain era sicuramente favorito già dall'inizio. Gli Ins hanno anche appena giocato, se vogliamo mettere di mezzo anche il fattore stanchezza, quello che volete. Però... non credo, non credo, ragazzi. Cioè, i PSG hanno perso solo un match contro i Nova. Sì, hanno perso solo un match contro i Nova, ma perché stavano trollando, eh? Stavano trollando addirittura. E hanno perso di una stella trollando. Cioè, PSG ha fatto 3-1, 3-0 e stanno 2-0. Però attenzione, perché in realtà il Paris Saint-Germain nessun set ha perso, eh? Cioè, ha perso solo una partita. Una partita ha perso, sostanzialmente. Allora, chiudere la competizione in sedia è un po' folle. Ragazzi, attenzione, non abbiamo visto neanche una rapina al momento. Vi dico che... in questo match il PSG si gioca $50,000 di differenza, diciamo, diventare campioni del mondo, quindi essere campioni del mondo per un anno e poi se la rigiocheranno magari il prossimo anno, e la spilla. Soprattutto la spilla. Soprattutto la spilla, infatti l'ho messo come terza, era in ordine di importanza. Ok, posso. La spilla, ragazzi. Parte subito Carl con un gadget mostruoso. Jaggy doppio thrower. Genio Carl e Jaggy. Ragazzi, c'è Jaggy che i thrower li scioglie. Fermi un attimo. Perché non lo so. Qua la vedo difficilissima per gli ins. Però può succedere di tutto. Può succedere di tutto. Genio può grabbare thrower. Tic bombardino Jaggy. Non lo so. Sono un po' titubante. Ma che grab ha fatto. Mamma mia, che grab ha fatto Cap Days. Mamma mia. Marcel sta fermo addirittura. Cioè, si sono fermati, ragazzi. Devastanti. E fanno. Ma che la chiudono col primo? Mi sa, quasi. Non l'hanno chiuso, quasi. Ragazzi. Hanno fatto un 60, un 59% con il primo robot. Ma non so se riusciranno a prendere probabilmente un bullone gli ins. Disumani. Pazzesco. Mi dispiace per gli SK, ragazzi, ma queste partite un po' li giustificano. È vero, non possiamo mai sapere come potrebbe essere. Però non si può togliere nulla ai PSG, ragazzi. Non si può togliere nulla di quello che hanno fatto. Cioè, non ci possiamo arrampicare sugli specchi. Sono stati fortissimi, ragazzi. Sono stati fortissimi. Ma vabbè.
Ma quanto sono forti. Potrebbero chiudere col robottone da 5 livelli, anche perché parliamo di doppio thrower. La cassa sta al 12% e ce l'hanno fatta, ragazzi. 1-0. Sì, 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 hanno chiuso. Neanche il terzo robot, cioè proprio la chiudono prima. Neanche la non lo so. Neanche fanno fanica partita. E GG, sì, ragazzi, sì, hanno subito rimandato. Io, scusatemi, ma credevo che la finale fosse un po' combattuta, anche magari perché ti gioca un po' l'emozione. Dici, ma questi sono addestrati a schiacciare gli avversari, PSG. O il team PSG gli sta sul fiato, gli sta sul collo di prepotenza. Dice, abbiamo fatto una figuraccia lo scorso anno, quest'anno, regà, mi raccomando, sotto, cattivi, concentrati, devastanti. Ragazzi, vincono la spilla, quella bella, quella con le scintille, quella stellina, la più bella in assoluto. Grazie Mattia, sì, qua la comp, per aver supportato la streaming. Ragazzi, mi raccomando, siamo veramente alla fase finale della competizione. Lasciate un pollice, iscrivetevi, campanella, per quest'ultimo match, per questi ultimi match, credo. Non so se ci saranno ribaltoni. Allora, questa già è una comp un po' più... Sì, che ci può stare, un po' più solida. Concreta, solida, sì. Ma guarda, Response, che ulti. Ha fatto la ulti lì così. La ulti più vicina al proprio corpo della vita. Ha fatto una ulti sul posto per colpire dietro alle piante. Ha fatto una kill su Frank. E Marcello ha iniziato a fare le spille, ragazzi. Marcello lo vedo molto in difficoltà. Sì. Robot di livello 4. Una finale incredibile. E io ora mi chiedo che cosa sarebbe successo, ragazzi, con dei sorteggi differenti. Non lo potremo sapere, ragazzi. Lo sapremo magari il prossimo anno vedremo qualche scenario diverso. Primo robot andato, 61% rimanente. Qua fa notizia un grab sbagliato da Cap Days. Dobbiamo proprio arrampicarci agli errori dei PSG per creare un po' di hype. Grazie Simone per aver supportato la finale. Grazie mille, caro. Guido ci prova, stanno prendendo qualche bullone. Attenzione, si va sul 3-3, potrebbero recuperarla. Ne prende addirittura un altro, ma Cap Days stanno in due a distruggere il Carletto. Livello... Attenzione, hanno perso il robot. Sì, hanno perso il robot. E il successivo è di livello 6, quindi non è che sia un robot chissà quanto incredibile. Guardate Sight come riesce a tenere alto il team. Jaggy ci prova. La ulti di Brock è pazzesca perché va a fare tantissimi danni sul robot. Buoni danni sulla cassa. Attenzione, la cassa scende. La ulti di Frank potrebbe fermare. No! L'han bloccato. Han bloccato la ulti di Frank, o sbaglio? Cioè, io mi chiedo... Col grab. Com'è possibile che siano riusciti a rimanere in vita tutti e tre? Nonostante i colpi di Jaggy. La ulti di Frank che è stata, credo, fermata. E il Carl con la ulti. Senza grab. Pazzesco. Robot di livello 11. E sta salendo probabilmente. Ulti sul posto di Response. Lo ricorderemo come colui che fa le ulti sul posto. Esatto. E riesce a killare i tank da vicino. 61%. Il robot è di livello 11. Ragazzi, stiamo per scrivere per la seconda volta la storia del competitive di Brawl Stars. Dove i PSG nel prossimo match possono chiudere tutti i conti. Response beve, è umano, si disseda dopo le ulti di Brock. Anche lui vive. Ultimo assedio. Potrebbe essere l'ultimo assedio. Dalla chat ci arriva un mamma butta la pasta. Ci siamo quasi. Citando Ciccio Valenti. La storia di Brawl scritta per l'ennesima volta. Io sono stracontento, ragazzi, di essere arrivato a questa finale. Gima, quante ne abbiamo passate. Poi nel corso, diciamo, della competizione abbiamo scoperto Gigi come caster, abbiamo scoperto Ferre come caster. Quindi ci sono stati dei nuovi commentatori, delle nuove figure. Sì, anche perché insomma con farsele tutte era pesante, eh? Servivano delle forze nuove, dai. Io molte, ragazzi, no, mi sembra due o tre l'ho perse per colpa del lavoro. Però GG, ragazzi, è stata una competizione pazzesca e spero che anche l'anno prossimo possa creare così tanto hype. Io dico pure meglio, cosa, dai. Anzi, lo dico alla fine, godiamoci questa finale. Attenzione. Hanno messo Oddio, Beryl. La... Hanno fatto dei change PSG. Ma Shelly pure. Addirittura Shelly, che può funzionare, ragazzi. Genio è fortissimo. È una mappa molto stretta, quindi... No. Hanno messo Shelly come counter. Ma possibile hanno fatto sta scelta per mettere... No, te lo dico io perché hanno messo Shelly. Guarda la maglia.
Ah, è vero. No, io già stavo dicendo, hanno predictato la comp, invece. No. Guarda, mamma mia, guarda. Ragazzi, un peccato commentarla così. Però hanno fatto già un 24%. Gli Inz non riescono a avvicinarsi al mid. Triplo tank con il primo. Marcel si è dato all'emoticon per recuperare tutte quelle che non ha fatto prima. Allora, sono i vice campioni del mondo. Però PSG, ragazzi, sono campioni di un altro mondo, secondo me. Cioè, proprio di un altro pianeta. Sono campioni dell'universo. Di che vogliamo parlare? Beh, a meno che non abbiano Brawl in qualche altro pianeta per altre forme di vita, sì, sono anche campioni dell'universo di Brawl, dai. Pazzeschi, ragazzi, pazzeschi. Non c'è stata storia. Non c'è stata storia. Voglio il rematch con gli SK. Noi ci diamo appuntamento, ragazzi, al prossimo anno per vedere God Magic PSG, SK PSG, magari senza eventuali lag. Robot che viene sciolto. Sì. Riusciamo a vedere un ultimo robot per quest'ultima finale. Che finale. Che prestazione. E hanno chiuso con la maglia del PSG. Infatti è quella la cosa più assurda. Cioè, sta acquistando un botto di valore sta skin in questo momento. È un'ottima mossa di marketing, attenzione. Attenzione. Sì. Secondo me gliel'hanno detto. Allora, l'ultima partita la dovete vincere con la skin del Paris Saint-Germain. Di Shelly, cioè col brawler, ragazzi, primario del gioco, l'iniziale. E hanno fatto tutti e tre i robot e si sono fermati, ragazzi, gli Inz. Si sono fermati. PSG! Campioni del mondo! Ragazzi, sono campioni! Con un 3-0 nell'ultima giornata, con un 6-0 nell'ultima giornata. Grab per andare a fare, non lo so, per dare un abbraccio a Marcel. Robot la chiude. $200,000 assegnati a PSG! Con anche bravi, l'emoticon, bravi, vedete la pioggia dell'emoticon. So di più. Datecene una d'emoticon. Dove sono nati, raga, PSG? Sono partiti a abbracciare la mamma. Non si è vista neanche l'esultanza. Finisce così la competizione del 2020. Tanti coriandoli, mi ricorda il milione mio. Ragazzi, anche io ho utilizzato quei coriandoli lì. Ma ho copiato Brawl Stars. Fanno un disastro quei coriandoli, ragazzi. Ancora muovo le cose e li ritrovo. Per quanti erano? E GG, fate un mega GG, lasciate un pollice, iscrivetevi, campanella. I codici creatori, ragazzi, i codici creatore GG, YT e codici creatore Grax, se vi sono piaciute queste partite. Però certo, dell'altro pianeta. Sì, loro sì, assolutamente. Dell'altro pianeta completamente. Completamente. Io volevo dire una cosa, ragazzi, figa, prima mi sono dimenticato, ma magari mi riviene. No, infatti hai detto no, la dico dopo la partita, Rip. Era, io stavo qui ad aspettare, dico, chissà che ci deve dire. Lo dirò, ragazzi, in live. Mi sono dimenticato, mi sono fatto prendere dalla foga della vittoria. Tanta roba, ragazzi. Veramente complimenti. Il problema qual è di questa semifinale? Che l'anno scorso abbiamo visto addirittura arrivare la torta con i Nova, che erano Spen, cioè i nuovi Tribe, quelli europei, con il mantello di il primo di vincitori. Cioè proprio roba incredibile. Ah, pazzesca. E stavolta, ragazzi, non vediamo purtroppo la premiazione. Vediamo che cosa succede. No, arriva Vudi, ragazzi, arriva Vudi. Eccolo qua. È una bella competizione, dai. Mi sono divertito, ragazzi. Ma sono venuti da Marte, scrive in chat, giustamente. Io ringrazio, ragazzi, la Supercell che ci ha dato questa visibilità, questa esclusiva, perché solamente sul nostro canale si poteva vedere. È stato un onore essere addirittura all'interno di un pop-up. Lo dico, ragazzi, la spilla, tranquilli, arriverà la prossima settimana. Se avete cliccato il pop-up, io ne ho cliccati due, quindi arriverà probabilmente anche a me. Ringrazio Gigi, ovviamente, che ci ha accompagnato. Grazie, Gigi, per questa. Grazie a lei, signor Grax. Ringrazio Ferre per... Ferre, certo. Io penso che la coppa gliela spediscono. È d'argento quest'anno. Che figa. No, l'MVP. Buoni, regà. Io penso Cup Days. Anche se il response, ragazzi, su sta finale ha fatto il panico, eh. Perché secondo me però dovrebbero premiare quello che dall'inizio ha sempre fatto, cioè quello che c'è sempre stato, tra virgolette, no? Chi è, ragazzi, secondo voi il l'MVP? Comunque ci tengo a ringraziare, ragazzi, Ferri, ci tengo a ringraziare Nemos, che sono stati presenti durante le altre finali mensili, eccetera. Abbiamo fatto tutta la live over 11.500 spettatori.
live incredibile, non è durata tantissimo, erano tre partite di cui due, ragazzi, schiaccianti, subito, anche se sì, abbiamo parlato di best of five, abbiamo visto 9 match in due partite, veramente un peccato, però spettacolare, ragazzi, GG a Brawl Stars che investe tantissimo sull'esports, abbiamo supportato anche noi l'esports ed è un grande onore aver supportato questi player che ci hanno dato spettacolo. Oh, magari, ragazzi, la prossima finale, Covid permettendo, ci darà la possibilità di vederli dal vivo. E dal vivo è tutto. In loco, magari. Tra l'altro a me nel frattempo mi si è scaricato il mouse. Chissà se vedremo eventualmente una tortina entrare. Mi sa di no. L'anno scorso c'erano le vallette coreane che portavano la torta. E credo che sia lo stesso studio, eh? Oppure no, mi sa che stanno a Katowice. Mi sa che stanno a Katowice. Mi sembra quello. Credo che sia. E perché mi sembra, infatti, lo studio quello della prima finale mensile, dove la prima finale mensile fu vinta dei Clash e proprio il logo alzarono la coppa della prima finale mensile. Sì, no, infatti, ma ti immagini se non ci fosse stato tutto il problema del Covid, farle tutte lì in loco? Mamma mia. Cioè, sarebbe stato. Allora, per quelli che venivano da fuori l'Europa era un impegno pazzesco, perché una volta al mese dovevi venire il jet quando lag, ti qualificare. Mamma mia, ogni volta sarebbe stato pazzesco. Leggo un po' di dispiacere, ragazzi, per i Clash. Il prossimo anno, magari con un. Probabilmente ci saranno dei player nuovi. Non lo so se faranno gli acquisti oppure riconfermano gli stessi, non lo possiamo sapere. Però fidatevi che già anche semplicemente arrivare lì e essersi qualificati è tanta roba, ragazzi. Sono nei top 8 team al mondo. E oltre a questo, si sono portati a casa Ermalloppo. Ermalloppo ce l'hanno, Mica poco. Erano un poco per niente. È stato splittato bene anche tutto quanto il Montepremi. GG PSG. E i PSG si sono presi il doppio, se lo sono meritato. Se lo sono meritato, sì, dai. Chissà se sono usciti ping, G. Ogni tanto sto controllando. Perché io ho veramente paura che addirittura i PSG abbiano laggato di più. Se i PSG hanno laggato, ragazzi, è stato clamoroso. No, io ormai ovviamente vado da Frank direttamente. No, ancora niente. Ancora, ragazzi, non hanno assegnato l'MVP, oppure l'hanno detto e ci è sfuggito. Qualcuno. Ogni tanto vedete GG Joker, ma è normale, ragazzi, non vi preoccupate, tutto quanto nella norma. Io vi ringrazio il supporto, 17.000 like. Ragazzi, si può arrivare a 20.000 senza problemi, droppato un like. La live ovviamente rimane sul canale, rimane nella home, quindi la potete anche recuperare se non l'avete vista tutta. Attenzione. Questo mi sa che è l'MVP. Sta per entrare l'MVP, ragazzi, Non so. Ah, ok, veramente non c'è nessuno. Non si è presentato, regà. Non si è presentato. Perché stanno ancora a festeggiare. Response! Dovrebbe essere lui, giusto? Sì, dovrebbe essere lui. Allora, per me, ragazzi, ci sta. Sì, no, calcolando la finale ha voglia, ma anche l'altra, anche con gli SK. Ragazzi, è stato incredibile sulla ricercati, è stato veramente incredibile. Attenzione, sentiamo che dice. Response. Can you hear me? C'è response. Brilliant. Response. Congratulations, you are not only a world champion, but you are the MVP. Okay, MVP. Ragazzi, okay, best player nel mondo. What does that mean? Non si sente, regà. Non si sente. Per me è un grandissimo onore, ragazzi. È stato veramente bellissimo giocare questa finale. Mi sono divertito. sono subentrato nella semifinale e ho reso veramente al top. Sono stato il più forte, me lo sono meritato. Cioè, proprio spaccato. So what was it like for you to be picked up, made part of this roster, and then make it all the way to this moment? Ragazzi, non lo sentiamo. Ringrazio team, ringrazio il PSG che ha creduto in me. Ho reso al top, sì. Voglio alzare quella coppa. I trucchetti me li ha insegnati Neymar. Sì. Ho parlato con Neymar, mi ha fatto una sorta di lezione di vita. Of this team, really, for more than a month, and yet you're able to perform as such a vital part. What is it that makes this team so strong together? Ragazzi, spettacolari le parole, spettacolare l'intervista. Una delle più accattivanti.
Se sì, non penso, io pensavo facesse la solita intervista dove diceva le cose classiche, invece è partito coi dissi. Mamma mia. Senti, senti. Ha dissato tutti, cioè ha detto praticamente ragazzi l'altro team non c'è stata storia, 3-0. Potevano giocare praticamente anche con tutto il lag del mondo. Cioè, mamma mia. Ci sta, l'ho visto un po' la Ibra, un po' la Ibra. Sì, sì, il nostro allenatore a un certo punto stava tremando prima della finale con gli Ints. Il response gli ha detto: tu credi in Dio? E l'allenatore ha detto: sì, ecco, allora vinceremo perché sono io il tuo Dio come Ibra. Congratulazioni. Thanks, thanks, l'ho capito, ragazzi. I think we should take one last look at how PSG Esports became the best team on the planet. Attenzione ragazzi, siamo sul finale. Credo che sia finito. Forse ci sarà un replay e noi ci salutiamo. E niente, allora aspettiamo anche noi caster la spilla, speriamo entri presto. È stato fighissimo ragazzi il DJ set, è stato fighissimo tutta quanta la competizione. Peccato per il lag, però vabbè, questo è. E GG. GG, sì. Grazie di cuore. Grazie di tutto. Grazie a lei, signor Ferre. Sì, signor Ferre. Sono rimasto ieri. Grazie, signor Graf, è stato un piacere. È stato un onore ospitarla. Ragazzi, grazie a tutti voi in chat per la compagnia, per non aver scritto troppo delle spille. La giocata dei Grax de mette spille next week qui è stata geniale. Grande. Io l'ho dovuta bannare ieri la parola pin. E un abbraccio, la spilla arriverà ragazzi, arriverà la prossima settimana, tanto ci faccio il video, non vi preoccupate. Io spero che arrivi la spilla quella top, ma la spilla top ce l'avranno solamente 3 player, credo 4 al mondo, perché i PSG erano 4 ieri. C'era penso Relay, penso l'abbiamo dato a tutti ieri, incredibile, cioè ieri ha giocato Relay il quarto di finale e oggi Response è entrato come Zitai, come subentrato e si è preso l'MP. Sì. Mamma pazzesco, mia, pazzesco, infatti. Eccoli, sì, io penso che la diano a tutti e quattro, dai. Probabile. Ah no, questi sono gli Jupiter, questi però, aspetta, Jupiter. Fermo. Allora, perché gli Jupiter hanno fatto vedere? Con dietro lo stemma del PSG. Ma se sono sbagliato, io infatti, cioè, non li avevo neanche visti i giocatori, avevo dato per scontato fossero quelli del Paris Saint-Germain. Oltre il danno, la beffa, non sono no. La chiara. Ragazzi, io chiudo questa schermata finale. Spero che vi sia divertiti, questo è l'importante. Grazie per averci accompagnato, grazie a tutti quelli che hanno partecipato e che hanno reso possibile questa finale. Un kiss enorme, ragazzuoli! Noi ci becchiamo oggi pomeriggio. Mi raccomando, i codici creatori, se vi è piaciuta questa competizione, castata da noi, GGYT e Grax. Bacio grande. Ciao, ragazzi! Buon pomeriggio, buona domenica, ciao a tutti, ciao!